Iniziamo con le presentazioni. E, innanzitutto la ragione della scelta di questo tema. Dalle nostre parti, parlo per Modena e Reggio, credo che come misure di prevenzione siamo ancora a numeri che non raggiungono la decina l'anno probabilmente. Ottimista. Per le patrimoniali. Sì. Quindi è una materia che noi forse non conosciamo approfonditamente. Mi sono capitate per ragioni professionali alcuni casi proprio nel Tribunale di Reggio e mi ricordo che era il numero 2, il numero 3 dell'RG. Quindi abbiamo scelto questa materia perché sicuramente è una materia che prima o poi troverà sicuramente dei risvolti giudiziari con numeri diversi. Dipende dalle procure regionali, ma in altre parti d'Italia si parla di numeri certamente diversi. È un tema che è di grande interesse e la mia introduzione sarà brevissima. Ciò che mi ha colpito ed è quello che chiedo poi ai relatori che presenterò di affrontare, al di là degli aspetti diciamo nozionistici e di presentazione di questo istituto che ha un po' un sistema processuale, un sistema sostanziale, se così mi può passare il termine, a sé, e che in realtà hanno il procedimento ha una durata estremamente breve e di fatto aggira, ne parlo come difensore, quelle che possono essere le garanzie di un sistema che è quello delle misure cautelari personali o reali, perché l'asticella della prova è certamente posta a un livello più basso, si parla di indizi e all'interno degli indizi, senza il termine della gravità indiziaria, è chiaro che la discrezionalità è diversa ed incide inevitabilmente su diritti personali e diritti reali primari. Quindi al di là di quello che possono essere le esposizioni su questo istituto, io chiedo anche ai relatori un commento critico che potrà stimolare poi il dibattito da parte di tutti noi. Ringrazio i relatori, innanzitutto il dottor Giovanni Abbattista, Tribunale Bari, che ha numeri diversi, esperienze diverse, lo abbiamo visto nello scritto che ci ha anticipato e che spero che il Consiglio dell'Ordine abbia fatto girare. Il professor Massimo Donini, che tutti conosciamo, che si è prestato ovviamente a fare da, fra virgolette, controrelatore nella materia, il dottor Francesco Maria Caruso, che tutti conoscono, quantomeno noi più anziani, conosciamo per il passaggio a Modena, ma attuale presidente del Tribunale. È passato del tempo, è passaggio, 20 anni a Modena. Carpi, Modena, dal 81 al 90. C'era ancora il vecchio rito, è un brutto segno, anche il nuovo, Jeep nuovo, è attuale presidente del Tribunale di Reggio. Ringrazio anche l'amico Luca Brezia che fra virgolette si è sacrificato perché uno dei relatori iniziali doveva essere Carmelo Peluso, che è già presidente della Camera Penale di Catania. Col fatto dei rinvii dei vari eventi formativi dovuti ai problemi sismici della nostra provincia, si è stati in forse fino all'ultimo a organizzare questo convegno, che è il primo diciamo del dopo sisma fra virgolette, e purtroppo nel frattempo il collega ha preso altri impegni e quindi abbiamo approfittato dell'esperienza di Luca da fare come controrelatore per rappresentare l'avvocatura in un sistema dove i diritti difensivi, io lo ritengo, sono estremamente compressi. Ed è per questo che do subito la parola nell'ordine al dottore Caruso, quindi interverrà il dottor Abbattista, il professor Donini ed infine Luca Brezzi, che poi ovviamente aspettiamo il dibattito. Grazie. Chiedo scusa, ma io non ho una veste di relatore, introduco soltanto due concetti e dopo invece diamo lo spazio ai relatori nell'ordine, come da locandina poi. L'argomento è di grandissima attualità e applicazione in vaste aree del territorio nazionale. Il fatto che non vi siano grandi applicazioni nelle nostre province
non è che sotto il profilo della formazione possa lasciare ecco, sotto traccia questa materia. L'introduzione del codice antimafia del 2011, decreto legislativo numero 159 del 2011, il quale fra l'altro trova applicazione oltre a una serie di reati per i quali si procede o si può procedere, perché dal 416 bis alle attività che hanno agevolato, che sono funzionali alle attività, diciamo, di organizzazione tipo mafioso, anche per fatti diversi come per esempio il DASPO, per esempio, ecco, ai quali pure trova applicazione. Quanto a soggetti, no? La nuova disciplina delle misure di prevenzione personali, con riferimento all'articolo 4, lettera I, per esempio, ecco, quindi per le manifestazioni sportive. Ci sono, oltre che a tutti i reati principali, un po' legati alla criminalità organizzata, sequestri, eccetera, associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, ecco, dove trova applicazione. Volevo dire però, perché il valore più generale, due concetti soltanto. Con riferimento alle misure di prevenzione, noi siamo in un terreno di confine. Un terreno di confine perché sostanzialmente sono misure che hanno un forte impatto afflittivo, diciamo, sanzionatorio, e quindi si potrebbe dire punitivo anche se formalmente non è così, sostanzialmente è così. E nello stesso tempo non sono penali sotto il profilo formale. Se noi seguiamo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e poi anche quella di seguito della Corte costituzionale italiana, dobbiamo applicare però a queste misure le garanzie tipiche del diritto penale nella misura in cui sono effettivamente delle misure afflittivo-punitive. E quindi divieto di retroattività e altre garanzie, legalità, giurisdizione e quant'altro. E quindi ci troviamo di fronte a... perché la verità sostanziale è questa. Di fronte a fenomeni particolarmente gravi si rinuncia ad alcune garanzie classiche, e però sostanzialmente si infliggono delle sanzioni pesanti di carattere patrimoniale o di carattere personale, fondate sul sospetto. Quindi non c'è, da un lato abbiamo organi giurisdizionali che contemporaneamente può essere anche lo stesso organo, la stessa persona fisica che in diversa veste, in diversi momenti applica il diritto penale delle garanzie della giurisdizione terza, che è terza rispetto al fenomeno, e in altri momenti, pur restando in una posizione di formale terzietà, è chiamata a lottare contro questo fenomeno, perché la logica del sospetto fa sì che queste misure siano degli strumenti di contrasto e di lotta fortemente avvertiti come tali, pensati come tali dal legislatore anche nella prassi. E quindi c'è una specie di schizofrenia: da un lato il giudice terzo imparziale che applica la regola degli indizi gravi, precisi e concordanti, delle prove, e dall'altro invece il giudice che è in un'ottica molto più dinamica, aggressiva, verso un fenomeno in atto di neutralizzazione e prevenzione. Queste due anime, un diritto, diciamo, di lotta e un diritto più di garanzia, dovrebbero trovare una composizione nell'ambito dello Stato di diritto. La giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione, quindi sempre più maggiori garanzie giurisdizionali, dovrebbe essere in un qualche modo, ecco, dovrebbe consentire di recuperare al diritto delle garanzie la frattura e l'insidia invece che esse comportano per loro natura, cioè norme quasi penali, sostanzialmente penali, perché però hanno dei fondamenti diversi dall'applicazione delle sanzioni penali. Certo, è un'apparente risoluzione. È una soluzione apparente perché la stessa giurisdizione viene portata su un terreno diverso, che non è il terreno della terzietà rispetto a un fenomeno passato, ma è una prevenzione e un contrasto rispetto a un fenomeno in corso. E quindi c'è una diversa posizione del giudice. Naturalmente sono logiche che dove una, soprattutto la seconda, potrebbe inquinare la prima. Noi a Modena, come è stato detto, probabilmente non viviamo appunto le tensioni di questa realtà, che è importantissima perché lo Stato, anche a livello internazionale, sono riconosciuti come fenomeni di contrasto importantissimi. Quindi l'affinare e il
profilo di garanzia è importante per rendere compatibili e nello stesso tempo eseguibili e accettate effettivamente misure che hanno successi importanti nella lotta, nel contrasto alla criminalità organizzata soprattutto. Però certamente i soggetti coinvolti sono spesso anche terzi, soggetti semplicemente che tangenzialmente orbitano nell'ambito di queste realtà. E quindi riflettere anche su questi aspetti della giurisdizione e delle garanzie con riferimento a queste misure è un tema di fondo che credo circolerà sicuramente dentro ai discorsi più tecnici che saranno condotti dai relatori. Io per primo darei la parola per un'introduzione generale, come eravamo d'accordo, al dottor Caruso, che ringrazio. Grazie a lei professore, buongiorno, buonasera a tutti. Qui in questa sala ci sono molti amici, insomma, quindi li saluto particolarmente. Si sente? No, io spengo, bisogna spegnere. Ecco, esatto. Sì, adesso sì. Che saluto, perché non li vedo da tempo. Io l'ho accolta molto volentieri l'invito a parlare di questa materia, che è una materia sulla quale appunto, come tutti voi, noi, insomma, magistrati, avvocati, di questi territori abbiamo necessità di apprendere, imparare, di formarci cultura. Devo dire che ho avuto un'esperienza diversa quando sono stato consigliere della Corte d'Appello di Caltanissetta, insomma lì qualche misura di prevenzione si faceva. Poche misure di prevenzione patrimoniali perché in quell'area diciamo che i grossi mafiosi non risiedevano. Anche se c'erano mafiosi di un certo livello, di stazza media, alcuni paesi erano sicuramente infestati da grosse cosche criminali che avevano accumulato sufficienti risorse, ricchezze che venivano colpite. Però è un'esperienza che risale a diversi anni fa, più di a 10 anni fa. Adesso le cose sono molto cambiate, soprattutto con la legislazione degli anni 2008-2009 e poi con il codice antimafia. Tornato in Emilia-Romagna, noi ci siamo trovati di fronte alla, come dire, a una richiesta formidabile che viene dalla società civile alle istituzioni giudiziarie in particolare e alla polizia giudiziaria di contrastare la cosiddetta infiltrazione dei capitali mafiosi nelle zone ricche dell'Emilia-Romagna. Voi sapete che sia a Modena che a Reggio, ma in tutta l'Emilia-Romagna, vi è una pressione fortissima che viene dalle istituzioni, dagli enti locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni industriali, intervenire contro quella che la sociologia, la criminologia, l'analisi economica afferma essere la fase attuale di evoluzione delle mafie nazionali, quella di trasferire uomini e mezzi dalle zone di insediamento, di impianto della criminalità organizzata alle zone ricche del nord in cerca di occasioni e opportunità di investimento. Tutto questo a questo punto chiede a noi operatori giudiziari di comprendere questi fenomeni e di essere in grado di utilizzare gli strumenti che sono dati dall'ordinamento per effettuare questo contrasto. Ora, le misure di prevenzione personale e patrimoniali sono gli strumenti che in altre sedi, nelle regioni meridionali, nelle zone ad alto tasso di mafiosità, sono stati dati dal legislatore per prosciugare il fenomeno mafioso all'origine. Noi sappiamo che le mafie sono organizzazioni che tendono ad accumulare ricchezza, che tendono ad accumulare patrimoni col metodo della violenza mafiosa, con il metodo dell'intimidazione mafiosa e a reinvestire poi nell'economia, perché mafia ed economia e politica, per quanto riguarda in particolare Cosa Nostra, sono tre concetti strettamente intrecciati. Siccome la mafia opera per accumulare ricchezza, diventare potenza economica alternativa al mercato legale, lo strumento che negli anni è stato sempre più implementato, aggiornato, reso sempre più rigoroso, forte, a partire dalla legge La Torre dell'82, è quello dell'attacco dell'aggressione ai patrimoni mafiosi. Questa cosa ha portato nei tribunali del Sud alla crescita di una professionalità forte
di procure e sezioni specializzate nelle misure di prevenzione, noi siamo, dal punto di vista dell'esperienza pratica, della conoscenza pratica del fenomeno, realmente in una fase molto, molto arretrata. E proprio perché c'è questa esigenza invece di rispondere a questa presunta, allo stato degli atti giudiziari, presenza di infiltrazione mafiosa nei nostri territori, noi abbiamo assoluto bisogno di avere gli strumenti giusti, di cominciare a lavorare su queste materie in modo non così epidermico, approssimativo, ma in modo rigoroso, così come accade nei tribunali e nei distretti più interessati, direttamente interessati al fenomeno mafioso. Per questo io mi sono messo a ragionare con un po' di metodo sul nuovo codice antimafia, questo testo unico delle disposizioni in materia di norme di prevenzione personale e patrimoniali, e ho fatto una sintesi, insomma, giusto per partire dall'origine. Poi ci sarà il collega che, appunto, venendo da Bari, ha chiaramente un'esperienza e una competenza nettamente superiori. Però mi pareva necessario, prima di passare ai concetti più complessi, più sofisticati, alcuni dei quali il professor Donini ha già esposto, che concernono la nostra materia, perché il nostro problema è appunto questo: noi applichiamo sanzioni, sono di fatto considerate ormai sanzioni penali o amministrative, comunque con carattere afflittivo, è assolutamente incisive rispetto a diritti delle persone, dei proposti, ma nello stesso tempo usiamo degli strumenti che sono molto più, come dire, rudimentali rispetto alle garanzie. E quindi vediamo di ragionarci, e quindi con problematiche di ogni genere, ma che si possono interpretare e conoscere a partire dai dati elementari della normativa. E allora, noi partiamo da questa prima grande distinzione. Noi abbiamo misure di prevenzione personale e misure di prevenzione patrimoniale. Fino a qualche anno fa le due cose andavano strettamente abbinate, non si potevano applicare misure di prevenzione patrimoniale se non ci fossero state previamente o contestualmente le misure personali. Questa cosa adesso ha subito una divaricazione importante nei termini che vedremo. Il problema delle misure di prevenzione, come si diceva prima, è che si tratta di sanzioni che colpiscono non fatti di reato, ma colpiscono la persona, hanno una funzione special preventiva, colpiscono il soggetto non per il suo comportamento criminoso, per la violazione di una tassativa norma di legge penale, ma per il pericolo che esso rappresenta per la collettività in quanto soggetto che probabilmente è dedito a commettere reati. E che si deve, da questo punto di vista, neutralizzare. Bisogna impedire a questo soggetto sospettato, indiziato di commettere reati, di commetterne degli altri, o che commette reati che non si scoprono, perché se i reati che il soggetto commette si scoprissero, verrebbe punito e verrebbe neutralizzato con la sanzione penale. Il punto è che la presunzione che si ha è che questi soggetti sono persone pericolose perché stanno commettendo in atto reato, commettono dei reati, possono commetterne degli altri, bisogna impedire che commettano reati, anche se di prove di reati commessi non ne abbiamo, se non magari perché hanno dei precedenti, e quindi perché è chiaro che il giudizio di pericolosità si basa nella gran parte dei casi sui precedenti penali commessi, sulla intensità, sulla natura dei reati commessi, sul tipo di reato commesso. Per arrivare alle più gravi misure di prevenzione personale si passa attraverso una scala di sanzioni intermedie. Si passa dalle sanzioni che vengono applicate dal questore per poi passare alle, sono sanzioni, misure modeste come voi sapete, per poi passare alle misure applicate dall'autorità giudiziaria. Il questore applica al soggetto che ha, da qualche sospetto, tiene condotte di vita dal punto di vista della polizia giudiziaria, della polizia di prevenzione, preoccupanti,
vengono irrogati alcune misure di avviso sostanzialmente, l'avviso orale o il foglio di via obbligatorio. Una delle situazioni che rendono sospetto il soggetto per gli organi di polizia è quando una persona stabilmente vive lontano dalla sua dimora abituale. Chi sta da un'altra parte, non fa nulla, non ha interesse specifico a stare fuori dal luogo di residenza, dal luogo dove ha i suoi, diciamo, interessi principali, e vive in maniera tale da non dar conto delle ragioni per cui si è trasferito, è considerato per definizione una persona sospetta e viene allontanata col foglio di via obbligatorio. Dopodiché c'è l'avviso orale, quando una persona tiene un comportamento che per la polizia è pericoloso, e vedremo cosa significa, comunque si rende sospetto agli organi di prevenzione, viene avvisato prima di una formale proposta di applicazione della misura della sorveglianza speciale. Si fa l'avviso orale. L'avviso orale, che un tempo era considerato condizione per l'applicazione della misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, ora non condiziona più nulla. Si dà l'avviso orale per ragioni di opportunità, ma non è detto che la polizia debba dare l'avviso orale. Si può partire direttamente con la proposta di applicazione della misura di prevenzione. Le misure di prevenzione applicate dall'autorità giudiziaria sono quelle previste dalle norme successive. In particolare, i soggetti destinatari sono, qui l'elenco è stato accorpato, prima avevamo le come persone cosiddette genericamente pericolose, quelle previste, indicate dalla legge del 56, dalla legge base sulle misure di prevenzione, poi c'erano i pericolosi perché indiziati di appartenenza alle organizzazioni mafiose, la legge del 65. Questa distinzione è stata totalmente eliminata. Le persone socialmente pericolose rientrano in un unico elenco, che è l'elenco dell'articolo 4, ai quali si applicano tutte le stesse regole. E quindi abbiamo in primo luogo i mafiosi, ma abbiamo anche coloro che si comportano dai mafiosi, cioè o comunque coloro che fanno parte di organizzazione per il narcotraffico, tutti coloro che sono indiziati quindi di commettere i reati di quell'articolo 51,3 bis. I soggetti a cui possono essere applicate le misure di prevenzione da parte del questore, quindi coloro che in base alla vecchia legge del 56 erano i naturali destinatari delle misure di prevenzione. Ecco, qui si pone il problema della misura fondata sul sospetto, che il legislatore ha cercato di rendere quanto più possibile oggettiva, concreta, fondata non su elementi vaghi e generici di persone che non tengono un contegno conforme a certi modelli di normalità, conformismo, ma si è cercato di dire dobbiamo dimostrare che queste persone sono dedite a commettere reati, a traffici delittuosi, vivono abitualmente della commissione di reati, quindi traggono dal reato i mezzi di sostentamento, ma dobbiamo farlo sulla base di elementi di fatto. Il giudice a cui viene proposto cui viene inviata una proposta di applicazione della misura di prevenzione deve guardare i comportamenti reali e non il modo di vivere, i costumi, le abitudini, le idee, gli atteggiamenti, se magari uno è un ribelle o se magari uno litiga col carabiniere, non per questo diventa un soggetto pericoloso. Bisogna che ci siano elementi di fatto che dimostrino essenzialmente che si tratta di una persona che commette reati per arricchirsi, per vivere o anche soprattutto per arricchirsi. E quindi persone generalmente che con il loro comportamento mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza, la tranquillità. Poi c'è tutto un altro elenco, sapete, che di persone destinatari di misure di prevenzione. Il legislatore del codice antimafia è andato a recuperarle nelle varie disposizioni normative che erano state in maniera così casuale emanate, le ha messi tutti in ordine e sono tutti quelli di questo elenco. Fra questi ci sono quelli ovviamente che le misure di prevenzione erano state previste
per i terroristi, per esempio qualche anno fa quando c'è stato l'allarme terrorismo, si era previsto pure di applicare le misure di prevenzione a coloro che fossero indiziati di commettere reati connessi alle attività terroriste. Già la legge reale nel 75 aveva previsto che coloro che in qualche misura dessero motivo di sospetto sul fatto di appartenere a organizzazioni fiancheggiatrici delle organizzazioni terroristiche degli anni 70, anche loro potevano essere sottoposti a misure di prevenzione e così via. Chi può adottare le misure e soprattutto chi sono gli organi che propongono la misura? Gli organi titolari della proposta nei confronti di tutte le persone indicate nell'articolo 4 possono chiedere la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale. Quindi i soggetti titolari del potere di proposta possono chiedere questo tipo di misura all'autorità giudiziaria. Naturalmente gli organi titolari del potere di proposta sono il pubblico ministero, l'autorità giudiziaria e l'autorità di pubblica sicurezza di polizia investigativa antimafia. In concreto abbiamo il procuratore nazionale antimafia, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale dimora la persona, il questore, il direttore via. Attenzione a questa cosa, il procuratore della Repubblica che può chiedere le misure di prevenzione è istituzionalmente il procuratore antimafia, il procuratore che ha sede nel distretto. Solo in alcuni casi le vecchie, i soggetti socialmente ritenuti pericolosi ai sensi della legge del 56, quelli dediti a traffici illeciti o che vivono di traffici illeciti o vivono di reati, per questa categoria c'è un'eccezione per cui il procuratore della Repubblica del circondario può essere titolare del potere di proposta. Quindi solo nei casi previsti all'articolo 4,1 lettera C può essere è competente il procuratore della Repubblica, ferma la competenza generalizzata per il procuratore antimafia. I presupposti per l'applicazione del... dimenticavo prima di far notare una cosa, la competenza del tribunale è collegata al luogo di dimora del soggetto. Questo è molto importante perché appunto è il problema della trasmigrazione degli appartenenti alla criminalità organizzata dal luogo ove ha sede eventualmente l'organizzazione mafiosa, si trasferisce in Emilia-Romagna, dimora in Emilia-Romagna, mette casa in Emilia-Romagna, si deve guardare la dimora effettiva, non la residenza anagrafica, la dimora abituale. Il soggetto che è giunto nelle nostre zone, nel nostro territorio, provenendo dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Campania, eccetera, perché magari è un emissario dell'organizzazione mafiosa, perché deve fare gli investimenti per conto dell'organizzazione, prende residenza, si installa a Modena, a Reggio. A questo punto, nonostante la casa madre sia ancora quella della zona di origine, la competenza per la misura di prevenzione passa a noi, perché è qui che risiede. Poi magari dovremo avere a che fare con situazioni che riguardano altre zone del territorio rispetto alla nostra, però noi finiamo con l'occuparci di questi soggetti in quanto si insediano nel nostro territorio. E quindi presupposti per l'applicazione, il giudizio di pericolosità attuale per la sicurezza pubblica. Questo è il problema fondamentale. Cosa significa pericolosità per la sicurezza pubblica? Abbiamo già detto, se la misura si deve applicare sulla base di fatti concreti, è pericoloso quello che nel diritto penale generale noi qualifichiamo come persona pericolosa, non può essere altrimenti, cioè colui che ha commesso reati, quindi colui che è dedito al delitto, socialmente pericoloso, abitualmente dedito al reato. È chiaro che è un giudizio che va quindi basato su concreti elementi e su dati di fatto molto rigorosi.
non possiamo applicare la misura di prevenzione al bulletto di paese che dà fastidio al maresciallo, insomma, a chi in qualche misura tiene un comportamento di fastidioso o comunque considerato noioso o disturbatore. Abbiamo bisogno di elementi molto precisi che ci dicano che qui ci troviamo di fronte a un soggetto che commette reati finalizzati all'arricchimento individuale. Ovviamente questo per quanto riguarda la cosiddetta la pericolosità generica, per quanto riguarda il soggetto indiziato di appartenenza all'organizzazione mafiosa, dovremo dimostrare che ci troviamo di fronte a un soggetto probabilmente inserito nella consorteria mafiosa. Le misure applicabili sono la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, semplice o con aggiunta del divieto di soggiorno in uno o più comuni diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Il divieto di soggiorno, questa è la conseguenza della polemica sulle leggi che negli anni passati consentirono la trasmigrazione di soggetti dalle regioni meridionali al nord. Il divieto di soggiorno non può essere imposto alle persone indicate nell'articolo 4 lettera B per prevenire appunto il fenomeno della migrazione dei mafiosi fuori dal loro territorio. Quindi, siccome un tempo si diceva il mafioso di Gela, gli diamo il divieto di soggiorno a Gela, così non commette più reati a Gela, non fa il mafioso a Gela, e poi è magari venuto a Modena e ha portato l'organizzazione a Modena. Ove la sorveglianza semplice sia ritenuta inidonea alla tutela della sicurezza pubblica, può essere aggiunto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale, che è la misura che si applica correntemente, quasi sempre alla sorveglianza speciale si chiede di applicare l'obbligo di dimora, perché evidentemente l'incisività della misura si esalta. Non solo sei sottoposto a tutta una serie di prescrizioni e di regole di comportamento, ma soprattutto tu dal territorio dove dimori non ti puoi allontanare se non con permessi e autorizzazioni varie. Le norme processuali che si applicano sono queste sostanzialmente. Abbiamo detto l'organo competente è il Tribunale del Luogo di Dimora, l'udienza si tiene nei 30 giorni e deve essere pubblica. Se l'interessato lo richiede, in ogni caso voi sapete che su questa questione dell'udienza pubblica nelle procedimenti per applicazione di misure di prevenzione c'è stato un pronunciamento della Corte dei diritti dell'uomo in una causa intentata da un cittadino italiano, e recentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disciplina processuale che prevedeva la Camera di Consiglio. E quella è stata una sentenza del 2010 nella quale la Corte Costituzionale ha finalmente preso una posizione un'ultima posizione importante sulla natura delle misure di prevenzione. Ha detto che sono sanzioni severe, gravi, attaccano diritti e comportano conseguenze gravi e negative, non si possono fare nel segreto di una Camera di Consiglio, ci vuole un controllo pubblico, ci vuole la possibilità che questo tipo di procedure abbiano quella trasparenza e quelle garanzie di controllo generale che sono considerate ovvie e normali per il processo penale. Il processo che porta all'applicazione della misura di prevenzione da questo punto di vista è totalmente equiparato al processo penale. È previsto un contraddittorio, è previsto il diritto di difesa, è possibile partecipare in videoconferenza, è possibile che anche testimoni partecipino in videoconferenza. Questa è una cosa importante, dovremo abituarci a questo tipo di svolgimento dei processi. Probabilmente noi non siamo abituati, ma i processi per l'applicazione di misure di prevenzione sono processi che richiedono anche l'audizione di testimoni, di imputati di reati connessi, di testi assistiti. Tutte le prove che noi applichiamo nel normale processo penale sono pari trasponibili e
utilizzabili nel processo di prevenzione. Ovviamente non ci sono le stesse garanzie, è un processo cartolare in gran parte, è un processo in cui si leggono atti, si leggono verbali di processi, ovviamente sempre garantendo il contraddittorio, perché per esempio anche una testimonianza di un collaboratore di giustizia resa in un processo al quale non partecipava il proposto, direi che anche in questo caso si possa applicare la stessa garanzia che si esige nel processo penale e che quindi anche in questo caso il proposto possa confrontarsi. Ovviamente non ci sono gli stessi vincoli, non ci sono le stesse regole tassative che abbiamo nel processo penale, ma è chiaro che pur in questo ambito molto fluido, in qualche misura elastico, rimesso alla discrezionalità dei giudici, certamente la razionalità della decisione giudiziaria, la ratio e la ragionevolezza del modo di procedere nei procedimenti nell'ambito penalistico importerà in molti casi di assumere prove che il proposto vorrà che siano in qualche misura svolte in contraddittorio, nel contraddittorio più avanzato, più accentuato possibile. Ovviamente non ci sono da questo punto di vista delle regole inflessibili a pena di nullità o a pena di inutilizzabilità, queste cose non ci sono, però è evidente che in molti casi ragion vuole che certe prove siano raccolte con le forme più garantite. E sottolineo fra le regole processuali più importanti quello per cui il ricorso per Cassazione deve essere fatto solo per violazione di legge. Questa è una regola che fa cadere il 90% dei ricorsi per Cassazione in materia di misure di prevenzione, perché i difensori sono abituati a proporre il ricorso per Cassazione come se si trattasse del ricorso contro la sentenza. In realtà il ricorso per Cassazione in materia di misure di prevenzione si fa solo per violazione di legge, quindi tutti i discorsi che si fanno sulla motivazione più o meno approfondita, più o meno completa, più o meno che ha preso in considerazione tutte le ipotesi alternative, tutte queste cadono inesorabilmente. La Cassazione, la causa quindi l'ha decisa essenzialmente il giudice di merito. La Cassazione interviene o appunto se ci sono applicati principi di diritto sbagliati, se ci sono delle interpretazioni delle norme di legge sbagliate, ovvero se, come dire, vuole intervenire in soccorso della parte che ha subito una manifesta ingiustizia, allora in quel caso dice che non interviene sulla motivazione, non interviene sul merito della motivazione, ma dice che la motivazione è apparente, non esiste, non c'è motivazione e quindi è una violazione di legge. Ma è, diciamo, è un paracadute che qualche volta la Cassazione offre alla parte che ha subito un'ingiustizia, se alla Cassazione sembra che quella parte abbia subito un'ingiustizia, altrimenti tutti i discorsi di merito sulle motivazioni, sulle argomentazioni interne, diciamo, sugli argomenti interni allo sviluppo della giustificazione del provvedimento scadono senza pietà. Allora, gli articoli 12 e 15 si occupano delle vicende della misura in fase applicativa, possiamo saltare, sono cose meno importanti. Questo è un capitolo importante, quello del rapporto della sorveglianza speciale e del soggiorno obbligato con le misure di sicurezza, la libertà vigilata e la detenzione. La contemporanea, cosa succede se un soggetto è detenuto? Se un soggetto è sottoposto a misura di sicurezza e contemporaneamente è proposto per una misura di prevenzione. Ci sono delle regole molto precise, il legislatore ha, con l'esperienza degli anni, individuato i collegamenti e i rapporti di compatibilità e incompatibilità fra i diversi tipi di misure. Sostanzialmente le regole fondamentali sono queste. La detenzione, lo stato di detenzione non impedisce la instaurazione del procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione, cioè il fatto che sia un soggetto detenuto non esclude che possa essere considerato socialmente ugualmente pericoloso nonostante la detenzione in atti, non esclude quindi che sia avviato il procedimento. Ovviamente ove la misura dovesse essere applicata, questa verrà, l'applicazione è sospesa e comincerà a essere applicata dal momento in cui sarà scarcerato. Viceversa, e
vi è un'incompatibilità fra misure di prevenzione e misure di sicurezza. La ragione è ovvia. Se la misura di sicurezza è applicata sul presupposto della pericolosità, nel momento in cui cessa perché si riconosce che il soggetto non è più pericoloso, non avrebbe senso chiedere e ottenere l'applicazione di una misura di prevenzione che è fondata sulla pericolosità. Veniamo alle misure di prevenzione patrimoniale, sono quelle che ci interessano di più. La natura e lo scopo li abbiamo in qualche misura già individuati. Noi, il legislatore, è assolutamente convinto che, e io credo che questa convinzione non è che nasce dalla testa degli illuminati padri parlamentari, nasce da un'esperienza ormai trentennale, quarantennale sul campo, da uno studio approfondito di quello che è il fenomeno mafioso in Italia. Il fatto che gli studi criminologici, gli studi di sociologia criminale, insomma, le organizzazioni mafiose sono organizzazioni che mirano a accelerare i tempi e i modi per l'arricchimento individuale. Se questo è, se come diceva Totò Riina, insomma, io per il reato di 416 bis mi faccio 8 anni legato alla branda, purché poi possa continuare a fare il mafioso e a godere i frutti della mia attività. E allora, se il vero interesse della mafia è accumulare capitale, accumulare ricchezze, reinvestirle, gestirle, quindi allargare il suo prestigio, la sua potenza economica e quindi assumere personale, diventare una forma di un'impresa alternativa a quella regolare, a quella che opera sul mercato, il punto, la battaglia contro la mafia si fa prosciugando i patrimoni mafiosi, eliminando l'interesse, l'incentivo a essere mafiosi, perché se tu sei mafioso e ti arricchisci, lo Stato che ti individua, non come mafioso comprovato per cui vai in galera per il 416 bis, ma se tu sei soltanto indiziato di appartenere all'organizzazione mafiosa, tu stai libero, non vai a casa, al massimo ti diamo la sorveglianza speciale, ma tutto ciò che hai te lo togliamo. Io credo che sia se noi vogliamo veramente combattere le organizzazioni mafiose, non abbiamo altro strumento. Potremo essere quanto vogliamo insofferenti dal punto di vista dei principi, dal punto di vista delle regole generali dei sacrosanti principi garantistici, però questo è il sistema per combattere la mafia. Non si colpiscono le persone, non si colpiscono i diritti, non si colpisce la dignità personale, non si va in galera, ma si perde il motivo per cui si è mafiosi, cioè quello di diventare ricchi con la violenza e col metodo mafioso. Allora, i soggetti destinatari sono quindi coloro che, come abbiamo visto, sono sospettati, indiziati di appartenere all'organizzazione mafiosa. Io non dico molto, il collega sicuramente ha un'esperienza ben più ricca della nostra. Direi che io però mi sono sempre posto un punto e vorrei che eventualmente lo pongo come oggetto di dibattito. Cosa significa essere indiziati di appartenenza all'organizzazione mafiosa? Significa che è sufficiente, che bisogna essere partecipi, cioè bisogna che ci sia un comportamento, dobbiamo mirare a provare che ci sia la partecipazione all'associazione mafiosa, solo che non potendo arrivare alla prova che dimostra l'esistenza del reato, ci accontentiamo di una prova minore. Oppure costruiamo un modo di essere diverso mafioso che non è quello del 416 bis, ma è un qualcosa di diverso, di collaterale, di contiguo, di accessorio, di, come dire, l'acqua in cui nuotano i pesci, per cui noi colpiamo, svuotiamo l'acqua e in modo da eliminare i pesci. Questa cosa mi è rimasta sempre dubbia. Secondo me la giurisprudenza in realtà, anche se non ho idea, non ho conoscenza di prese di posizioni molto nette su questo punto, credo che si pensi, perché l'esperienza pratica poi è quella di colpire persone che
hanno avuto sicuramente la condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, oppure, certo, siccome c'è autonomia fra i due procedimenti, non necessariamente si viene condannati per associazione mafiosa perché la prova non arriva a quel punto da poter dimostrare la partecipazione a tutti gli effetti, l'essere parte dell'organizzazione, l'essere entrati nell'organizzazione, avere dato un contributo da interno all'organizzazione. Non c'è questa prova, vieni assolto, come dire, perché le prove sono contraddittorie o insufficienti, però queste prove insufficienti per la condanna per 416 bis sono però sufficienti per l'applicazione della misura di prevenzione personale, e quindi di conseguenza, siccome uno degli indizi più gravi di appartenenza all'associazione mafiosa è quella di disporre di risorse, di beni che sono incompatibili con le tue condizioni di vita, col tuo reddito, con la tua attività economica, in molti casi questo è l'indizio fondamentale che ti porta spesso poi a essere, insieme a tutta un'altra serie di elementi, ma in genere la condanna per associazione mafiosa, se non c'è il pentito, è difficile che il pentito che dica della cosca, di quel quartiere, di quel mandamento, facciano parte Tizio, Caio e Sempronio. Dopodiché vedi che Tizio, Caio e Sempronio frequenta quelle persone, ha avuto contatti con i capi mafia, ha un patrimonio incompatibile col suo lavoro, diciamo che la chiamata in corretta va a segno. Oppure, vabbè, le vicende processuali sono infinite. Comunque, in generale, questo è lo standard probatorio per arrivare alla condanna. Quando non ci sono questi elementi che dimostrino la sicura appartenenza all'organizzazione, ma abbiamo dei patrimoni rilevanti, non giustificati, e nello stesso tempo abbiamo elementi indiziari di contorno che non bastano per la condanna, ma possono essere sufficienti a far ritenere che quel soggetto è vicino, potrebbe essere partecipe dell'organizzazione mafiosa, tutto questo è sufficiente per applicare la misura di prevenzione e quindi colpire il patrimonio. Le misure applicabili, il sequestro, la confisca per equivalente, addirittura la confisca dei beni fittiziamente intestati o trasferiti a terzi. Le misure sono rigorosissime, come voi vedete. Innanzitutto, se parte il procedimento, abbiamo il sequestro dei beni. Dopodiché abbiamo la possibilità di confiscare i beni del patrimonio del proposto. Se questi beni il proposto li fa sparire per metterli al sicuro, è possibile confiscare anche i beni che non sono provento di attività illecita. Quindi c'è la confisca per equivalente. E poi, naturalmente, anche la confisca dei beni fittiziamente intestati a prossimi congiunti, a conviventi o fraudolentemente trasferiti a terzi. Le misure di prevenzione patrimoniale si applicano agli stessi soggetti, a tutte le categorie indicate nell'articolo 4 e quindi a tutti i destinatari delle misure di prevenzione personale. Quindi anche i soggetti oggi genericamente pericolosi possono andare soggetti alla confisca. Quindi se non si è mafiosi, ma si è semplici bulletti di quartiere che però hanno costruito pian piano col reato, con lo spaccio, con il traffico, con le truffe, con la ricettazione, consistenti patrimoni, anche queste persone possono andare soggetti alla confisca sulla premessa non della condanna penale, per cui c'è una norma a parte, come voi sapete, che per certi reati porta alla confisca dei patrimoni ingiustificati, senza che ci sia un processo penale e una condanna penale per soggetti che sono dediti a traffici illeciti o sospettati o indiziati di vivere del provento di reati e di accumulare ricchezza con i reati, queste persone possono andare soggette alla confisca di prevenzione. E possono applicarsi questa ai soggetti così individuati anche disgiuntamente dall'applicazione della misura personale e quindi anche in caso di morte del proposto, che era uno dei vincoli che esistevano alcuni anni fa. Se la misura di prevenzione patrimoniale, quando andava strettamente abbinata e congiunta alla misura personale, succedeva in molti casi, ricordo
in Sicilia, l'improvvisa morte del proposto faceva crollare tutta l'attività che era stata fatta per individuare i beni di origine illecita, per dimostrare che erano di origine illecita, la morte estingueva tutto. In molti casi era, quindi, poteva anche essere una, come dire, un esito, che, voglio dire, poteva anche incentivare in certi ambienti, in certi contesti, l'eliminazione di un soggetto che ormai spacciato, ormai sicuramente individuato come mafioso, avrebbe potuto avere la misura di prevenzione e quindi la perdita dell'intero patrimonio con danno per tutta la famiglia che eventualmente gliel'avesse affidato. Vabbè, queste erano considerazioni che si facevano così paradossali. Però è anche vero che nella sostanza un lavoro enorme fatto, magari in primo grado, si arrivava in appello, pronti per rendere esecutiva la misura, la morte del proposto faceva crollare tutto. Il punto quindi, ma è più importante adesso questa cosa, perché mentre un tempo si esigeva la pericolosità attuale del mafioso, che veniva legata essenzialmente al fatto di essere ancora parte dell'associazione. Si diceva la pericolosità del mafioso nel fatto solo che faccia parte dell'organizzazione. Anche se non abbiamo, questo qui il reato l'ha commesso 10 anni fa, 15 anni fa, fu riconosciuto mafioso alla fine degli anni 90. Adesso gli facciamo condannato alla fine degli anni 90. Adesso si procede per confiscargli il patrimonio, ma come facciamo a dire che è pericoloso? Ormai da 15 anni non ha dato più segni di mafiosità, si è fatto il suo carcere, non ha dato problemi di nessun tipo. Ecco, si diceva, il mafioso è mafioso sempre. Chi entra in Cosa Nostra ne esce o pentito o orizzontale. Quindi questa era la regola per cui comunque la pericolosità veniva presunta. Se tu sei stato mafioso, sei comunque sempre mafioso. E adesso questa cosa, che creava dei problemi certamente di difesa, di motivazione, di argomentazione, questa cosa non c'è più. La legge dice semplicemente questo: è sufficiente che tu nel corso della tua vita sei stato in un certo momento pericoloso. Quando io ti propongo per la misura di prevenzione patrimoniale, devo poter dire che sei attualmente pericoloso o comunque sei stato socialmente pericoloso. Se c'è un momento in cui io posso individuare un tuo stato di pericolosità, questo per me è sufficiente per applicarti la misura di prevenzione. Diverso è, e quindi in questo senso i mafiosi sono trattati in un certo senso in maniera più deteriore rispetto ai criminali comuni, per i quali ci vuole la pericolosità attuale, perché bisogna applicare la misura di prevenzione personale e quindi applicare la patrimoniale. I soggetti titolari del potere di proposta sono, li abbiamo già visti, e quindi va bene, di questo ho già parlato, l'applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali, anche in assenza quindi di attuale pericolosità del soggetto al momento della richiesta, in assenza di applicazione di una previa misura personale. Quindi non è necessario che ci sia contemporaneamente la proposta di misura personale, si può procedere alla richiesta di applicazione della misura patrimoniale anche non contestualmente all'applicazione della misura personale, purché si possa dire, appunto, ripeto, che questo soggetto in un momento della sua vita avrebbe meritato per la sua pericolosità l'applicazione della misura personale. Nel caso di morte del proposto, l'azione proseguirà nei confronti degli eredi o degli aventi causa. In tutti i precedenti casi, il presupposto della confisca è che si tratti di beni che siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego, o di cui non possa essere giustificata la legittima provenienza e risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito. In realtà si tratta di due situazioni alternative tra loro. Cioè, si può dire,
Se noi ci troviamo di fronte a una manifesta sproporzione tra patrimonio e reddito e attività economiche, noi possiamo procedere senz'altro alla confisca di questo patrimonio di un soggetto che è risultato oggi o era in passato appartenente probabilmente all'organizzazione mafiosa. Alternativamente, se questa sproporzione non c'è, noi dobbiamo dimostrare concretamente che i beni del soggetto proposto e socialmente pericoloso siano frutto di attività illecita o che costituiscono il reimpiego di dei frutti di attività illecita. Attività illecita non significa attività mafiosa, significa qualunque tipo di attività illecita, anche l'evasione fiscale. La difesa che si faceva un tempo era, ma va bene, sì, ho dei beni non proporzionati, non ho pagato le tasse, ho evaso il fisco, quindi dovete dimostrare. Questa cosa non esisteva già quando mi occupavo di queste cose, a maggior ragione adesso con la disciplina che abbiamo, l'attività illecita è non necessariamente l'attività mafiosa, non è richiesto un nesso causale tra l'arricchimento e l'attività mafiosa. Io devo dimostrare che tu sei stato mafioso, che sei o che sei stato mafioso. Dopodiché mi interessa dimostrare che c'è o la sproporzione oppure che comunque questo determinato bene è frutto di un'attività illecita, di un arricchimento illecito. E quindi le due cose restano separate. Quindi si esige la pericolosità attuale del bene e non del soggetto. Pericolosità attuale del bene perché? Perché se io ho un patrimonio che è inquinato ab origine dal fatto di avere partecipato a un'organizzazione di stampo mafioso che mi ha consentito di arricchirmi e di costruire questo patrimonio attraverso presumibilmente il fatto che io sono stato mafioso, a questo punto questo bene non può rimanere in circolazione legale, perché questo bene inquina per definizione il mercato, inquina per definizione le relazioni economiche, perché noi ci troviamo a competere con un soggetto che dispone di mezzi acquisiti illecitamente. Di questo dobbiamo essere consapevoli. Un mercato regolare, libero, concorrenziale deve mettere tutte le persone sullo stesso piano, altrimenti non è mercato, altrimenti è una presa in giro. Se io posso disporre di mezzi e risorse che vengono dal delitto, non c'è imprenditore onesto, non c'è inventore creativo o non c'è manager capace e innovatore che possa competere. E quindi questo tipo di ricchezza va eliminata dal mercato, va e poi eventualmente, come sappiamo, reinvestita da parte degli organismi pubblici competenti. Non so se sto andando troppo oltre, mi fermerei qui. Ancora 5 minuti. Fra le cose che vengono fuori nel dibattito giurisprudenziale fondamentali abbiamo appunto da un lato che dovendo io procedere alla confisca quando do la prova della sproporzione tra reddito, attività economiche e patrimonio, si è posto il problema se appunto come dovessi interpretare questa posizione e cosa diventa confiscabile a questo punto. Diventa confiscabile ciò che è stato acquisito dopo aver accertato la partecipazione all'organizzazione mafiosa o posso confiscare tutto quello che ho? Io in un momento puntuale del tempo applico la misura di prevenzione personale, accerto che questo soggetto è socialmente pericoloso, accerto che c'è una sproporzione fra patrimonio e reddito, a questo punto confisco tutto il patrimonio. Ecco, questa è la posizione attuale della giurisprudenza, che è passata attraverso la confutazione e contestazione delle tesi, diciamo, più garantiste, più a tutela del soggetto, che dicevano no, attenzione, io devo comunque, quello che avevo acquistato prima non mi interessa, non posso toccarglielo, perché se io accerto che lui è entrato a far parte dell'organizzazione in un momento definito del tempo e su quello che ha acquisito dopo diventa frutto di attività illecite, ma quello che aveva prima no, non posso colpire. Questa cosa è adesso totalmente confutata dalla giurisprudenza, che dice sostanzialmente questo:
io riesco a provare che tu sei entrato a far parte delle organizzazioni in un certo momento del tempo, ma proprio perché tu sei un mafioso e proprio perché ti sei arricchito e c'hai una sproporzione di reddito, di patrimoni rispetto al reddito anche in epoca precedente, io presumo che anche prima tu fossi mafioso. La prova riesco a dartela a partire da un certo momento, ma se tu e quindi da un certo momento in poi la sproporzione si giustifica in maniera esplicita così, ma se tu hai una sproporzione precedente e poi sei diventato mafioso, io posso ragionevolmente ritenere che lo fossi anche prima, e quindi si confisca tutto. Niente, queste sono le cose fondamentali, magari dopo ne parliamo d'altro. Grazie. Grazie molto, dottor Caruso, per questa panoramica generale sui presupposti normativi delle misure sia di prevenzione sia personali che patrimoniali. Volevo sottolineare un dato, perché forse è stato detto, ma non è, vorrei sottolinearlo, ribadirlo ancora per la generalità dell'applicabilità teorica e pratica di queste misure. Se guardiamo i presupposti all'articolo 4, richiamati poi anche per le misure patrimoniali, soggetti destinatari, alla lettera C, prima ci sono gli indiziati del 416 bis, indiziati di altri reati del 51 ter del codice di procedura, se per reati di una certa gravità, di criminalità organizzata o reati confinati, ma poi ci sono tutti i delitti ai soggetti di cui è l'articolo 1. Quindi qui abbiamo dei penalisti, suppongo, suppongo che tra i penalisti ci sarà qualcuno che avrà, o magari qualcuno che ha un cliente, qualcuno che è indiziato, indiziato di essere abitualmente dedito a traffici delittuosi, o che vive abitualmente anche in parte di proventi di attività delittuose, o che per il suo comportamento debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che è dedito alla commissione di reati che offendono e mettono in pericolo l'integrità fisica o morale di minorenni. Basta avere un indiziato di pedofilia, non di un fatto soltanto, ma ecco, tutti questi delitti traffici non hanno un nomen iuris, ci sono tutti. Quindi mentre gli altri sembrano dei presupposti tassativi, questo è un buco nero, cioè tutto il codice penale e tutte le leggi penali complementari dentro. Che poi di fatto questa arma gigantesca non venga utilizzata e venga utilizzata veramente solo rispetto a determinati soggetti è un altro discorso che riguarda le logiche del tipo d'autore che socialmente e contestualmente, contingentemente si ritengono di dovere perseguire. Ma anche un criminale economico, anche un soggetto indiziato di altri reati, di essere dedito a traffici delittuosi, un altro settore potrebbe essere colpito da misure sia personali e sia soprattutto patrimoniali, quelle di cui vedremo. Quindi la potenzialità generalizzante di queste misure è enorme, la concreta applicazione è un'altra, ma nel sistema c'è questa potenzialità. È stato detto, ma è importante, quindi non c'è limite da questo punto, non c'è una tassatività di presupposti quanto ai delitti, è apparente, se andiamo appunto a richiamato tutto l'articolo 1, è assolutamente privo di tassatività il presupposto quanto ai fatti, e quindi ha una generalità incredibile. Rendiamoci conto soltanto di questo dato. Volevo, con questa piccola riflessione, passerei la parola alla relazione successiva del dottor Battista, che ringrazio. Utilizzo questo microfono. Dunque, sono io che ringrazio per l'accoglienza e l'ospitalità davvero squisite che mi sono state riservate dall'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Modena, oltre che dal professor Donini. Spero di non deludere le attese
anche alla luce di un intervento quale quello del Presidente Caruso che mi mette in difficoltà, perché spero di essere all'altezza di queste premesse. E nell'auspicio di non deludere l'uditorio dico subito questo, che le misure di prevenzione patrimoniali rappresentano sicuramente lo strumento più snello, più agile nell'azione di contrasto statale, di contrasto patrimoniale statale alla criminalità organizzata, perché, come giustamente già messo in luce, queste misure consentono allo Stato di aggredire patrimoni e capitali contaminati da delitto, di poterli apprendere, e quindi impediscono che questi patrimoni e questi capitali contaminati geneticamente da delitto possano produrre a loro volta capitali e patrimoni contaminati. La materia è di estrema attualità, non fosse altro perché essa è stata a lungo disciplinata da certe fonti normative. Si è parlato di un testo normativo che probabilmente rappresenta un reperto di archeologia giuridica, la legge 1423 del 56, che riguardava soltanto le misure personali. Con la 57565 il legislatore si occupa seriamente della pericolosità qualificata, quella mafiosa, ma solo nell'82, anno di estrema emergenza e anno di omicidi eccellenti, quello del generale della Chiesa, dell'onorevole La Torre, lo Stato prende contezza della necessità di aggredire i patrimoni mafiosi. E da allora si parla, da quel momento si parla, di misure di carattere patrimoniali. Ora, dopo quegli anni, soltanto nel 2008, con il primo pacchetto sicurezza, il legislatore si è reso conto che qualcosa non andava, qualcosa era cambiato e occorrevano nuovi strumenti di intervento. Legge 125/2008 di conversione del decreto legge 92 di quell'anno. Segue un anno più tardi il cosiddetto collegato sicurezza o secondo pacchetto sicurezza, legge 94 del 2009, fino ad arrivare al decreto legislativo 159 del 2011, noto anche come codice antimafia, che ha una portata sostanzialmente recettiva. Dico sostanzialmente perché ci sono aspetti comunque interessanti che hanno recepito le censure mosse dalla più illuminata dottrina su quell'apparato normativo degli anni 2008-2009. Un apparato normativo che presenta i requisiti e i limiti dell'intervento d'emergenza, tanto che è avvenuto con decreto legge, dell'intervento reattivo, perché il legislatore prende contezza in quegli anni che gli strumenti a disposizione per il contrasto patrimoniale alla criminalità mafiosa erano inadeguati e quindi si rende conto dell'esigenza di un intervento più agevole, più rapido, più snello. Si rende conto che la mafia non è più quella della fiction, la piovra. La mafia è in grado di penetrare ad alto livello nei tessuti economici sani, è in grado di compiere scalate bancarie, scalate in borsa, è in grado di dar vita a triangolazioni bancarie, è in grado di assicurare capitali e patrimoni all'estero, è in grado di rendere impermeabili capitali e patrimoni contaminati da delitto rispetto alle vicissitudini giudiziarie dei singoli adepti del clan, da cui l'esigenza di intervenire in maniera energica, in maniera muscolare. E devo dire, da operatore del diritto, forse senza nemmeno andare troppo per il sottile, come gli autorevoli esponenti dell'avvocatura tra breve metteranno in luce. Ebbene, nel fare ciò, la dottrina aveva stimolato il legislatore ad essere molto cauto già prima del 2008. Si diceva attenti ad evitare una evoluzione, che poi sarebbe una involuzione, verso moduli affini alla cosiddetta actio in rem,
concetto che, pur avendo chiara denominazione romanistica, risulta essersi affermato per lo più nell'esperienza statunitense, nel contrasto al narcotraffico, laddove si ammette la possibilità di intervento ablativo sul bene proveniente da quel tipo di delitto, indipendentemente da qualunque responsabilità personale dell'attuale proprietario di quel bene. È pericoloso il bene in quella filosofia giuridica, non la persona, e quindi si colpisce il bene. Quella stessa dottrina aveva posto in luce come in questo tipo di intervento occorre pur sempre salvaguardare alcuni caposaldi dell'esperienza giuridica nazionale, caposaldi scanditi in articoli fondamentali della Carta Costituzionale, articolo 25, principio di legalità, articolo 27,2, principio di personalità della responsabilità penale, che evidentemente stride con l'actio in rem pure semplice, articolo 41, libertà di iniziativa economica privata, perché in realtà ciò che viene in luce, il vulnus, è proprio l'impresa dell'iniziativa economica in questo meccanismo, come tra breve vedremo. Articolo 42, tutela costituzionale della proprietà privata, e perché no, articolo 111, principio del contraddittorio nel giusto processo, perché diciamo la posta in gioco è esattamente questa, un processo equilibrato nella materia patrimoniale. E allora quella dottrina rimarcava la necessità che il legislatore, nel dar vita a moduli di contrasto normativo alla criminalità organizzata, tenesse conto di determinati precetti, quelli appena evidenziati, e si prodigasse perché magari venisse garantito un sistema il più possibile giurisdizionalizzato, perché come tra breve vedremo qui c'è una natura spuria di queste misure, sono interventi sostanzialmente penali, afflittivi come una sanzione penale, ma tecnicamente amministrativi, tanto che in dottrina non è mancato chi ha parlato apertamente di frode delle etichette in questo tipo di moduli. E quella stessa dottrina auspicava l'opportunità di creazione di sezioni specializzate composte da magistrati togati che si occupassero esclusivamente di questa materia. Un'eresia, Presidente Caruso, data la situazione della macchina giudiziaria nei nostri giorni, praticamente impossibile da attuare, attesa la estrema carenza di organici e l'evidente difficoltà dei capi degli uffici anche nel comporre i singoli collegi giudicanti, figurarsi la creazione di una sezione specializzata. Ebbene, queste le premesse ideologiche del legislatore, queste le censure mosse dalla dottrina. Valutiamo in che misura le une e le altre sono state trasfuse nell'intervento del legislatore che si è inaugurato con la stagione delle riforme sulla sicurezza pubblica del 2008. In questo contesto, lo si è già accennato, appare indispensabile valutare il perimetro oggettivo, quello soggettivo, l'ambito applicativo delle misure. Non starò certamente a rifare l'elenco perché l'elenco è stato opportunamente già fatto. Ma sottolineo soltanto, come dire, la tipologia asistematica dei soggetti rientranti nel perimetro applicativo, nella platea dei destinatari. Si è parlato di soggetti abitualmente dediti al crimine, soggetti che dal crimine traggano anche in parte i mezzi per la propria sussistenza. Poi in maniera addirittura asistemica si introducono persino i soggetti che possano ledere con la loro condotta alla integrità fisica o morale dei minori. È evidente che c'è ben poca affinità con un arricchimento patrimoniale in questa tipologia di individui. E questo è un primo step, e uno step che fino a qualche anno addietro rientrava in quel reperto di archeologia giuridica di cui parlavo in precedenza, nell'articolo 1 della legge 1423 del 1956, rispetto al quale, salvo poi alcune deroghe, non si riteneva via ordinaria quella dell'intervento ablativo, che invece era previsto per i soggetti indiziati di appartenenza a sodalizi mafiosi. Oggi vi è una estensione generalizzata nei confronti degli uni e degli altri, è sempre ammesso l'intervento ablativo. E allora, accanto a questa prima tipologia di soggetti, abbiamo visto fare capolino una platea ancora più ampia di soggetti portatori di pericolosità qualificata. Si è parlato di indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.
indiziati di appartenenza a sodalizi dediti al narcotraffico, indiziati della commissione dei delitti aggravati dall'articolo 7 del decreto Livatino 203 del 91 e il cosiddetto metodo mafioso, una aggravante che nei nostri procedimenti dell'antimafia è spesso presente nella realtà meridionale. E poi ancora, e qui apro una parentesi, il Presidente ha posto una sollecitazione molto interessante prima, che vuol dire indiziati di appartenenza? Certamente la Cassazione una risposta l'ha data, ma sotto un differente profilo. Ha detto che indiziato di appartenenza a sodalizio di tipo mafioso non vuol dire soltanto organicità, perché sarebbe ovvio, ma vuol dire anche concorso esterno in mafia, i reati dei colletti bianchi, quella figura di creazione pretoria elaborata a partire dalla sentenza Dimitri del 94 e poi giunta a ulteriori evoluzioni nell'elaborazione giurisprudenziale con la sentenza Mannino. E ancora si prosegue, non faccio l'elenco, ma cito la tipologia di reati. Oggi rientrano in questa tipologia di reati non soltanto quelli che radicano la competenza dell'antimafia, 51,3 bis, e tra questi vi è anche, per dire, un reato peculiare, il 260 del decreto 152 del 2006, traffico illecito di rifiuti, ma c'è di più. A parte il contrabbando, c'è il sequestro di persona a scopo di estorsione e c'è anche il reato di associazione finalizzata all'ingresso nel territorio nazionale di marchi, di prodotti con marchio contraffatto, perché si ritiene che le mafie cinesi siano dietro quel tipo di intervento. Il banale Wukumpra, da noi sottovalutato, deriva la propria potenzialità criminogena proprio da questi soggetti invisibili che operano alle sue spalle e immettono questi prodotti in circolazione nel tessuto economico nazionale. Insomma, siamo di fronte a una seconda tipologia di reati, che è quella dei reati che producono ricchezza. E allora, dai reati tipici della marginalità sociale estrema del reperto archeologico di cui sopra, la legge 143 del 56, si è passati oggi a reati che producono ricchezza pura. Ed in questa tipologia, giusto per confermare la natura di legge dell'emergenza che ha sempre avuto la materia prevenzionale, si inseriscono anche norme e ipotesi che derivano la loro legittimazione dalla legge reale sull'ordine pubblico, quella degli anni di piombo, e allora ricostituzione del Partito Nazionale Fascista, adesione a organi disciolti per legge, atti preparatori, e qui sarebbe interessante ascoltare il professor Donini, perché stiamo anticipando la soglia di rischio e di pericolo rispetto alla realizzazione di reati di eversione dell'ordine costituzionale, soggetti condannati per detenzione di armi se destinate a sovvertire l'ordine costituzionale. Sono reati di puro pericolo, insomma, contro la persona dello Stato, che pure hanno una portata sistemica. Nulla c'entrano con i reati che producono ricchezza e, se vogliamo, anche con i reati correlati all'estrema marginalità sociale. Ma giusto per non farci mancare nulla, il legislatore del 2011 rincara la dose e inserisce in questa gamma già ampia, troppo ampia forse, inserisce anche i soggetti che conducano, pongano in essere attività agevolatorie rispetto alla violenza negli stadi. Anche qua il giurista rimane un po' perplesso. Cosa c'entra la violenza negli stadi, sia pure solo il profilo patrimoniale, che poi non mi sembra essere così intenso, con gli interventi di carattere patrimoniale antimafia? Ed infine, qui il legislatore guarda più in alto, evidentemente l'11 settembre del 2001 ha lasciato il segno, si fa riferimento anche alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le Sanzioni delle Nazioni Unite per Terrorismo Internazionale. E allora davvero non manca nulla. Passiamo dallo spacciatore, da chi vive di espedienti, dal piccolo truffatore, dall'autore di furti di poco più di una mela, al terrorismo internazionale. Tutto rientra nella fascia operativa, nel paradigma operativo di questa normativa. Si è già detto dei poteri di iniziativa. Posso soltanto evidenziare che l'aspetto innovativo rispetto al passato deriva dal fatto che non vi è più la diarchia procuratore della Repubblica, questore,
Abbiamo, tanto per cominciare, una distinzione tra procuratore distrettuale e procuratore circondariale. Il primo quasi sempre, il secondo soltanto per i casi di cui al reperto archeologico già più volte citato finora, e poi si è inserita anche la normativa sulla violenza negli stadi. Dopodiché si dà competenza anche al questore della provincia, il luogo di dimora del proposto, ed al direttore della DIA. Quanto al luogo di dimora, il Presidente ne ha parlato opportunamente, è il luogo in cui si manifesta la pericolosità, dunque non rilevano categorie di carattere civilistico. Tribunale competente è naturalmente quello del capoluogo di provincia, valutato sempre in base al luogo di dimora. E allora vediamo come funzionano in concreto questi sistemi, entriamo nel profilo procedurale. Dico subito che la materia prevenzionale si basa su due moduli ablativi, il sequestro cautelare e la confisca, oggi disciplinati rispettivamente dall'articolo 20 e articolo 24 del decreto legislativo 159 del 2011, che su questo profilo è sicuramente traslatio e recettivo della fonte del vecchio 2 ter della legge 575 del 65. Leggo con voi il testo, giusto per essere chiari fino in fondo. Quali sono i presupposti, quali gli standard probatori perché si arrivi al sequestro e perché si arrivi alla confisca? Sequestro, articolo 20. Il Tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato. Mi piace sottolineare che parliamo di tribunale, perché in questa materia forse siamo di fronte, professore, all'ultimo giudice istruttore presente nel nostro ordinamento nazionale. C'è un tribunale che ha poteri di impulso e ha poteri anche di indagine una volta finita la fase riservata al pubblico ministero. Allora, il tribunale ordina con decreto motivato il sequestro dei beni di cui la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento, questa persona si chiama proposto in questa procedura, risulta poter disporre direttamente o indirettamente quando il loro valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, ovvero quando sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nel dato testuale, nella stessa grammatica di questa norma, si fa riferimento a sufficienti indizi dell'essere il bene frutto dell'impiego dell'illecito. Si fa riferimento, in generico, risulta poter disporre. La grammatica testuale cambia nel dato testuale dell'articolo 24, confisca. Il Tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è stato il procedimento proposto non possa giustificare la legittima provenienza. E questo è il primo requisito. Pacifica la dottrina nel ritenere che questo tipo di intervento normativo non abbia attuato una inversione dell'onere della prova. E ora spiegheremo che tipo di procedimento viene in luce. E di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecita o ne costituiscano il reimpiego. Insomma, ai sufficienti indizi dell'articolo 20, il legislatore contrappone un doppio risultino nell'ambito dell'articolo 24, il che ha fatto interrogare dottrine di giurisprudenza su quale sia lo standard adeguato per il sequestro e la confisca. Perché questa evidente variazione terminologica? La dottrina è pacifica nel parlare di giudizio a inferenza indiziaria. Giaranella, che è un collega di altissimo livello, parla di valenza reale dell'indizio e comunque si ritiene che, perché si addivenga ad un provvedimento cautelare di sequestro, quel dato testuale comporta la esigenza di un giudizio di ragionevole probabilità di provenienza del bene dall'illecito. Ma la ragionevole probabilità non basta con riferimento alla confisca.
laddove parte della dottrina ha ritenuto che perché si addivenisse a un provvedimento definitivo di confisca occorresse perlomeno la esistenza dei requisiti dell'articolo 192 del codice di rito, indizi gravi, precisi e concordanti. Ma la Cassazione, sezioni unite Cagnazzo del 2010, non si spinge fino a questo punto, rielaborando la nozione tradizionale dell'indizio. Quella Cassazione dice che è sufficiente per la confisca che si possa divenire a un giudizio di pericolosità del bene che si fondi su elementi certi e al quale si addivenga sulla scorta di un procedimento logico immune da vizi. Anche questa è una pronuncia un po' pilatesca che dà vita a una interpretazione di enunciato onnicomprensivo. Compete al giudice ovviamente andare nel dettaglio e dare un contenuto a questo enunciato. Ma possiamo certamente dire a questo punto qual è la dinamica prevenzionale. La dinamica si fonda, come sempre nel sistema italiano, su un potere di iniziativa, di impulso che compete al pubblico ministero. Il pubblico ministero deve fornire gli elementi a carico del proposto. Questi elementi potremmo esemplificativamente distinguerli in elementi oggettivi e soggettivi. Quali sono gli elementi soggettivi? Sono l'esistenza di un sodalizio di tipo mafioso, ovvero del delitto presupposto, visto che si è ampliata la gamma dei presupposti. Sono la riconducibilità della persona del proposto nelle maglie di quel sodalizio mafioso, ovvero il collegamento tra la persona del proposto e il delitto presupposto. Sono il giudizio di pericolosità del proposto. Ma unitamente al presupposto, come dicevo, soggettivo, ve n'è uno di carattere oggettivo, che si fonda sul dato testuale della norma, dell'articolo 24, questo per la confisca. Sono dati da forme di interposizione, che deve essere provata dal pubblico ministero, evidentemente, da forme di sproporzione, sono date dalla circostanza dell'essere il bene frutto o reimpiego dell'illecito. A fronte di queste proposte, di questi elementi a carico, compete al proposto fornire elementi in grado di paralizzare la proposta del pubblico ministero e il cosiddetto onere di allegazione che incombe sulla parte. Questo tipo di procedimento così definito è un procedimento cosiddetto di semplificazione probatoria. Dunque non si è attuata una inversione dell'onere della prova con quella novella nell'attuale articolo 24, ma si è semplicemente consolidata e riaffermata questa procedura di semplificazione probatoria, i cui oneri ho appena indicato, cosa compete al PM, cosa compete al proposto. Chi decide è il Tribunale, che lo fa sulla base del principio del libero convincimento, che lo fa soprattutto valorizzando e motivando su un rigido principio di causalità. Principio di causalità che non deve essere inteso in maniera tanto estrema da rapportarlo al collegamento esistente tra il singolo bene e il singolo reato. Si ritiene che una volta che il PM abbia dimostrato l'esistenza del sodalizio, la riconducibilità del proposto nelle maglie di quel sodalizio, e nella misura in cui il proposto non sia stato in grado di giustificare la legittima provenienza del bene, come dice l'articolo 24, tutto ciò che non venga giustificato può essere aggredito e colpito dalla scure ablativa del Tribunale. In questo senso va inteso il rigido criterio di causalità cui facevo riferimento. E in questo contesto, qui potranno sobbalzare i cultori del diritto e delle garanzie difensive, in questo contesto il Tribunale potrà persino utilizzare, dice la Cassazione, sentenze favorevoli all'imputato, che tuttavia, valutate unitariamente a tutti gli elementi a carico, consentano di pervenire al giudizio i cui requisiti ho appena indicato. Per concludere su questa tematica, occorre forse soffermarsi un attimo su quella che è la natura giuridica della confisca. La Corte di Cassazione, con la celeberrima sentenza Simonelli del 96, ha messo un punto fermo. Ha affermato, e ora vedremo perché è arrivata quella pronuncia,
ha affermato che le misure di prevenzione patrimoniali non sono una sanzione penale e non sono nemmeno una misura di prevenzione intesa in senso stretto. Sono un tertium genus, una sanzione amministrativa, dice la Suprema Corte, ma io qualche riserva ce l'avrei, francamente, equiparabile nel contenuto e negli effetti alla sanzione pure amministrativa, alla misura di sicurezza dell'articolo 240 capoverso del codice penale, confisca obbligatoria. Per cui, trattandosi di misura di sicurezza, questo è il corollario, questa finisce per colpire anche, per applicarsi anche al passato, e finisce per essere applicabile anche nel caso di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 205 del codice penale. Devo anche aggiungere come corollario di questo enunciato che se siamo di fronte a una misura di sicurezza, allora questa sicuramente vale per il passato, perché presuppone un giudizio di pericolosità attuale ma fondata su un cursus honorum vitae, su uno stile di vita, per cui se io sono mafioso oggi e facendo il mafioso anche ieri ho accumulato un patrimonio, è chiaro che l'intervento normativo che colpisce il patrimonio potrà estendersi all'epoca in cui ho acquisito il patrimonio, benché si proceda oggi nei miei confronti. E inoltre sul piano processuale qui trova applicazione, lo si è già detto, l'articolo 11 delle preleggi tempus regit actum sul piano strettamente processuale. Ma se questi sono i profili, diciamo così, di riferimento procedurale e di carattere sistematico, a questo punto è interessante comprendere perché si è arrivati a quella pronuncia sentenza Simonelli, e qui ruberò tempo all'uditorio, ma spero di non approfittare eccessivamente della pazienza di chi mi è di fronte, e quali sono poi i cosiddetti profili di criticità del sistema. Dico subito che i profili di criticità sono stati scanditi dall'articolo 2 bis, comma 6 bis della legge 575 del 65, integralmente recepito nella vigente normativa del 159-2011, allorquando si è detto che il procedimento di prevenzione patrimoniale prosegue anche in caso di morte del proposto e prosegue nei confronti degli eredi. E si è anche aggiunto nello stesso articolo, in un primo momento, 2008, che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere applicate anche disgiuntamente. Nel 2009 si è meglio precisato che le misure patrimoniali possono essere applicate anche indipendentemente dalla pericolosità del proposto all'epoca della richiesta. Sottolineo che un attimo fa mi dilungavo sulla natura di misure di sicurezza e sull'esigenza di un vaglio di attualità della pericolosità del proposto. C'è qualcosa che non va in questo sistema. E procediamo per gradi. Se dicevo la sentenza Simonelli, come si è arrivati a quella sentenza? Si è arrivati sul presupposto che la normativa fondamentale, la 575 del 65, nulla disponeva sul caso della premorienza del proposto per la misura prevenzionale, fino a, appunto, a comportare un ipotetico intervento di restituzione dei beni in caso di premorienza, con quelle conseguenze aberranti, ma temo nemmeno frutto di fantasia, cui il Presidente Caruso faceva poco fa riferimento. In realtà nell'anno 95 si realizzò una frattura all'interno della stessa prima sezione penale del Supremo Collegio. Accadde infatti che una prima sentenza, la sentenza Ranucci, o meglio la Cassazione in questa sentenza Ranucci, affermò il seguente principio di diritto. Disse: in realtà non vi è nessuna differenza in questi casi rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti del soggetto che sia morto nelle more del procedimento. Pertanto vi è inesistenza del provvedimento giurisdizionale e quindi cessano tutti gli effetti patrimoniali e quindi i beni vanno restituiti benché contaminati da delitto. Nello stesso anno, sentenza D'Antoni, un diverso collegio della stessa prima sezione enuclea un diverso iter logico e enuncia un diverso principio di diritto. Si disse in quella sentenza: un attimo, ciò che qui rileva non è il dato formale della premorienza, rileva la pericolosità intrinseca del bene. Qui
Qui siamo di fronte a un bene, che non, a un patrimonio, a un bene che non è frutto del sacrificio e del sudore della fronte individuale. Siamo di fronte a patrimoni geneticamente contaminati da delitto che, se rimangono in piedi, producono ricchezza ulteriormente contaminata e ledono i tessuti economici sani. Pertanto, rispetto a questo fenomeno, è del tutto ininfluente la premorienza o la permanenza in vita del proposto. Ciò che va bloccato non è il proposto, che può godere di lunga salute anche per 100 anni, ma va bloccato il patrimonio, che è pericoloso già oggi in quella composizione. Va bloccato, va ripulito e va eventualmente restituito sano, ad un'economia sana. Questo principio fu poi meglio elaborato e quindi, dicevo, dal contrasto si è arrivati alla sentenza Simonelli che citavo, che ha affermato la natura giuridica della misura di prevenzione patrimoniale, muovendo da questa disputa sulla duplice lettura dell'istituto. Ma, dicevo, la pronuncia che poi è stata fatta proprio dalla Simonelli, che ovviamente ha recepito in tutta evidenza la sentenza D'Antoni, è stato poi meglio nucleato e meglio rielaborato in anni successivi: sentenza Nobile, sentenza D'Antoni, sentenza dunque Marino tra il 98 e il 2001, allorquando si disse che certamente va fatta pulizia nei gangli dell'economia per rimuovere questi patrimoni contaminati, ma la premorienza non è dissimile dal caso del pentito. Non so come siete messi qui a Reggio Emilia, ma da noi recentemente, io come GUP mi sono occupato di un processo in cui c'erano 35 imputati e ben 8 pentiti, quindi è un fenomeno alquanto diffuso. Per cui si diceva in queste sentenze che non è dissimile il caso del pentito, perché il pentito sarà pure un soggetto che oggi ha cambiato stile di vita e abito mentale, ma ieri, quando l'abito mentale era quello deviato, ha accumulato ricchezza contaminata da delitto. Pertanto non vi è ragione, se oggi il pentito non è più pericoloso, per non colpire quel patrimonio. E allora cominciamo a comprendere che qualcosa si stava muovendo, cioè non si poteva più dire che occorre prima vedere se il proposto è pericoloso e poi ti vado a colpire il bene. Qualcosa evidentemente barcollava già tra il 98 e il 2001. E allora arriviamo allo step successivo, il secondo profilo di criticità, che è quello correlato alla attualità della pericolosità del proposto all'epoca dell'applicazione della misura patrimoniale. Dunque, ho detto che nel 2008, col primo pacchetto sicurezza, il legislatore introduce una norma dirompente. Dice, col 2 bis, 6 bis, di cui parlavo prima, che le misure personali e quelle patrimoniali si possono applicare anche disgiuntamente. Un'autentica eresia per chi fino a pochi mesi prima era solito applicare fino in fondo il principio della cosiddetta accessorietà. Prima valuto la pericolosità personale, ti emetto la sorveglianza speciale DPS, dopodiché posso colpirti il bene, e sempre che il decreto prevenzionale sia in piedi finché io concludo il procedimento patrimoniale, altrimenti mi muore anche questo. C'erano anche tempi scanditi con una certa precisione. Quando la dottrina era ancora perplessa da questa innovazione e cominciava a sfornare i primi articoli critici, il legislatore emette l'ulteriore novella nel 2009 col collegato sicurezza, dicendo che le misure patrimoniali possono essere applicate anche indipendentemente dall'attualità della pericolosità del proposto all'epoca della richiesta. Allora non sarebbe errata una lettura della norma in cui io, procuratore della Repubblica, indipendentemente dal fatto che di fronte ci sia un sorveglianza speciale, richieda la confisca del patrimonio di un soggetto. Ebbene, diciamo subito che già nell'autunno 2008 articoli vibranti della dottrina ponevano in luce la crasi che quella novella aveva creato nel sistema. Si diceva: un sistema che ammette misura personale ammette misura patrimoniale applicabile congiuntamente a quella personale e anche disgiuntamente da essa, è un sistema che recepisce nel nostro sistema, nel nostro ordinamento giudiziario, un modulo ispirato sicuramente all'action rem.
È dunque un modulo in cui si prescinde dalla pericolosità personale del proposto. Ma così ragionando, si finisce per introdurre, diceva quella dottrina, nel nostro sistema, un principio, spero non dire un'eresia al cospetto di un autorevole accademico come il professor Donini, un sistema di responsabilità oggettiva patrimoniale, cioè si rischia di colpire il bene indipendentemente da qualunque coinvolgimento del suo titolare, tanto che, si diceva, nella stessa esperienza nordamericana, l'action rem è censurata. La dottrina parla di guilty propriety, cioè pone in luce una stortura correlata a quel tipo di sistema. E poi quel meccanismo stride con i principi sacrosanti e inviolabili dell'articolo 25 della Carta, articolo 27, articolo 41, articolo 42 e ovviamente anche articolo 111. Il sistema va in cortocircuito, si diceva. Così come si diceva, ma come si può ammettere questo meccanismo che permette un intervento ablativo indipendentemente dalla pericolosità del proposto, se abbiamo detto a lungo che le misure di prevenzione patrimoniali, e l'abbiamo detto con l'avallo con l'autorevolezza della Corte di Cassazione delle Sezioni Unite, se abbiamo detto che le misure di prevenzione patrimoniali sono delle misure di sicurezza e presuppongono l'attualità della pericolosità sociale. Ove così fosse, allora, non siamo più di fronte a misure di sicurezza e soprattutto non possiamo applicare intervento ablativo a condotte poste in essere nel passato. Diceva quella dottrina, allora il sistema è saltato e a serio rischio di legittimità costituzionale. Ora, mentre la dottrina poneva in luce questi scritti, il Tribunale di Napoli, con un provvedimento pilota, presidente estensore Menditto, che è un teorico autorevolissimo della materia, licenziava un primo decreto che tracciava un paradigma interessante per l'operatore del diritto. Diceva, un attimo, l'unico sistema per rendere questa norma compatibile con l'ordinamento è quello di richiedere che quantomeno ci sia un vaglio incidentale di pericolosità del proposto. Cioè si diceva, occorre perlomeno che il soggetto abbia già ricevuto a suo tempo la misura di prevenzione personale, benché oggi sia scaduta, ovvero che, come nel caso del pentito, questo sia stato realmente pericoloso ieri, pur non essendo oggi. Diceva il Tribunale di Napoli in quel decreto sulla mafia flegrea, sulla camorra flegrea, diceva, è questa l'unica lettura idonea a rendere compatibile l'impianto normativo nuovo col sistema nazionale. Eppure, devo dire, non si può certo ritenere che il legislatore fosse, come dire, diventato schizofrenico tutto d'un tratto. Guardando i lavori preparatori, venivano in luce le ragioni per le quali il legislatore si stava determinando in un certo senso. Era infatti accaduto che la Commissione parlamentare antimafia e le varie commissioni tecniche che si erano succedute al capezzale di misure morenti, compresa la Commissione Fiandaca, presieduta dall'autorevole penalista, avevano indicato al governo i principali elementi di criticità del sistema prevenzionale patrimoniale, individuandoli nel problema della premorienza del proposto, appunto, e nel problema della applicazione congiunta. Quegli elaborati dicevano che o questi due aspetti vengono rivisti o il sistema muore, da cui l'intervento reattivo del legislatore del 2008. Ma le critiche della dottrina infondate non erano, e il legislatore, con estrema coerenza, devo darne atto, io che pure ho ironizzato sulla natura recettizia del decreto 159 del 2011, è intervenuto nella norma dunque dell'articolo 18, laddove ha posto in luce che tuttavia il procedimento può essere applicato, e questa è la cosiddetta procedura tipica, anche nel caso di assenza o residenza all'estero del proposto. È un caso in cui evidentemente non si può avviare la procedura personale. E vale questo anche per il caso di soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva, ovvero la misura della libertà vigilata. E vale ancora, lo leggiamo nelle maglie del sistema, si vede l'articolo 24,3,
questo vale ancora per il caso del soggetto già sottoposto a misura personale, ma tuttavia scaduta, perché in precedenza non si poteva. E vale ancora, aggiungo io oggi, nel caso di morte del proposto, e vale ancora, vedremo, nel caso di quella che ieri si chiamava sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni e oggi si chiama amministrazione giudiziaria di beni connessi, correlati ad attività economiche. In sostanza, il legislatore per questa via ha recepito le critiche della dottrina e ha posto in luce normativamente, testualmente, come ben ci possano essere casi in cui l'intervento patrimoniale può attuarsi indipendentemente da un vaglio di pericolosità personale, ma perché? Perché c'è un perché. Perché il soggetto è all'estero, perché c'è già una misura di sicurezza, perché il soggetto è premorto ma era pericoloso, perché gli è già stata applicata la misura personale. Niente più e niente meno di quello che il Tribunale di Napoli in quel decreto aveva già affermato tra il 2008 e il 2009. Ora, temo di farla un po' lunga, ma mi avvio a questo punto alla realtà concreta piuttosto che ai profili teorici di non funzionalità del sistema o profili di criticità. Diciamo allora che le fonti poste alla base del procedimento prevenzionale possiamo così riassumerle sinteticamente. Fonti documentali, documenti prodotti dal PM a norma dell'articolo 117 del codice di procedura penale. Esiti di indagini patrimoniali, che sono quelle che portano poi alle informative di PG correlate alla richiesta di misura prevenzionale. Lì ci sarebbe un capitolo autonomo da svolgere e purtroppo non c'è tempo per farlo. Ma sono ancora fonti dichiarative e dunque dichiarazioni di collaboratori di giustizia e sono ancora gli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Questi ultimi due aspetti sono particolarmente importanti. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dico subito che va valutata con favore la prassi invalsa in molti tribunali nazionali di escutere i collaboratori dinanzi al collegio di magistrati schierato in udienza. Perché? Perché queste dichiarazioni sono fondamentali per comprendere, per esempio, l'epoca di acquisto di un bene, per comprendere la provenienza dei capitali immessi o utilizzati per l'acquisto di un bene o il conferimento capitale di società, per comprendere l'eventuale esistenza di prestanome e dunque di fenomeni di interposizione fittizia. Ovviamente, poiché queste dichiarazioni non possono bastare, è buona regola che il collegio disponga una perizia per saldare queste propalazioni. Quindi io sconsiglierei la mera acquisizione dei verbali di dichiarazioni, perché il processo prevenzionale ha un obiettivo differente da quello di merito e il tipo di accertamento è di diversa natura ed è più approfondito sul versante patrimoniale che più rileva. Va ancora detto che in materia prevenzionale non operano quei principi che vigono in materia processuale di merito, cioè articoli 192, 3 e 4, esigenza di riscontri individualizzanti già nella fase cautelare, come la sentenza Spennato del 2006 ha insegnato. E tuttavia è buona regola che queste dichiarazioni siano caratterizzate dalla massima armonia, dal massimo margine di convergenza, da cui quel mio suggerimento di ricorrere a perizia per blindare le acquisizioni verbali o dichiarative. Inoltre, nella nostra materia prevenzionale non opera quella legge del 2001 che ha imposto un termine per la proposta di collaborazione e per cui occorre che entro 6 mesi il collaboratore indichi gli argomenti di cui parlerà nelle successive escussioni, perché si dice che quella norma vige soltanto per il processo di merito. Intercettazioni telefoniche ed ambientali. Qui si è agitato un problema tra il 2008 e il 2010 in Cassazione. Abbiamo assistito infatti alla sentenza Rosaniti, la quale affermò nel 2008 che, poiché sono diversi i procedimenti e vige il principio autonomia e separazione, ben possono essere utilizzati in sede prevenzionale tutti i decreti emessi per disporre le intercettazioni in sede di merito, con l'unico limite della inutilizzabilità patologica. Ma la sentenza calabrese del 2009
ribalta l'impostazione, si dice un attimo, qui parliamo di prove e in materia di prove vige il principio di tipicità e tassatività, vige il principio di legalità, per cui non può essere che vengano acquisiti a prescindere decreti autorizzatori quantunque viziati nel procedimento di merito. La questione non poteva che finire alle sezioni unite, sentenza Cagnazzo già citata del 2010 ha recepito quest'ultimo orientamento in una pronuncia che riguardava la inutilizzabilità affermata dalla Cassazione Cagnazzo nella materia prevenzionale di decreti autorizzatori ritenuti non utilizzabili dal Tribunale Territoriale di Merito perché privi di motivazione in ordine ai requisiti della indisponibilità o inutilizzabilità degli impianti di intercettazione presenti presso la Procura della Repubblica. Veniamo al cuore del problema, standard probatori. Gli standard sono tutti delineati nell'articolo 24 che ho letto in precedenza, che non a caso ho letto in precedenza. E dico pure che guardando gli standard ci accorgiamo subito delle tre patologie che riguardano la nostra materia. Mi riferisco al fenomeno della signoria mafiosa sull'impresa, al fenomeno dell'impresa mafiosa e al fenomeno della contiguità mafiosa di impresa. Dunque, signoria mafiosa sull'impresa. Abbiamo visto come l'articolo 24 faccia riferimento a fenomeni di titolarità o disponibilità del bene da parte del proposto. Disponibilità e titolarità sono concetti ampi ed onnicomprensivi, abbracciano una gamma di ipotesi che spazia dal diritto di proprietà fino a mere situazioni di fatto, fino al mero possesso della cosa. Ma ciò che viene in luce, se parliamo di disponibilità e titolarità, è il rischio della interposizione fittizia, cioè del mafioso che utilizzi un prestanome per gestire l'impresa riconducibile alla mafia e dal mafioso medesimo. Da cui l'esigenza di un accertamento adeguato in ordine a questa interposizione. Ma l'accertamento, per volontà legislativa, non conosce un protocollo unitario. Si tende a distinguere due categorie di soggetti. Esiste una presunzione iuris tantum di interposizione, e dunque di fittizietà, con riferimento a certe categorie di soggetti, quelle affettivamente più vicine al mafioso proposto, e dunque il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio. Nei confronti di questi soggetti vi è una presunzione iuris tantum di fittizietà e compete a questi soggetti dimostrare di non avere alcuna relazione con il bene. Il legislatore del 2008 ha rincarato la dose perché ha introdotto il fenomeno della tipizzazione dei trasferimenti fittizi. Ha previsto in sostanza che vi sia sicura fittizietà con riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso effettuati nel biennio prima della proposta in favore dell'ascendente, c'è questa ulteriore aggiunta, del discendente, del coniuge, dei conviventi, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il sesto. E ha anche ipotizzato la fittizietà di trasferimenti a titolo gratuito avvenuti nel biennio senza alcun limite di carattere soggettivo. La conseguenza è, a fronte della fittizietà, l'intervento ablativo, cioè la possibilità di intervenire sul bene ed acquisirlo al patrimonio dello Stato. Ma nei confronti dei terzi, cioè di soggetti non legati da vincoli affettivi con il mafioso, con il proposto, questo sistema non può operare. Nei confronti dei terzi, sentenza Faraone, si è affermata la esigenza di un vaglio di cui il giudice deve dare conto in motivazione, rigoroso, intenso, approfondito, sono queste le prove testuali della Suprema Corte, in ordine alle ragioni della interposizione.
Si ritiene infatti che il requisito della interposizione per i terzi debba essere connotato dai requisiti, dalle caratteristiche dell'articolo 192 del codice, indizi gravi, precisi e concordanti. Per cui, una volta soddisfatto l'onere probatorio riferibile ai due diversi standard, e per arrivare a quella conclusione ben possono tornare utili le dichiarazioni dei pentiti, le intercettazioni, i rapporti di PG, le stesse relazioni dell'amministratore giudiziario, una volta raggiunta questa prova con i due diversi standard, si potrà dar vita all'intervento ablativo. Un intervento ablativo che, con riferimento all'impresa individuale, non presenta problemi di sorta. A seconda che siamo di fronte al coniuge del proposto o a un terzo, occorre provare quello che si è detto e, una volta che si è provato ciò, l'intervento ablativo è totalitario sull'impresa. È più complesso il problema nelle società di capitali, dove abbiamo un consiglio di amministrazione. Per cui, in questi casi, perché l'intervento ablativo sia integrale, sia totalitario, occorre dimostrare che il rapporto di interposizione si crea tra il mafioso e l'intero consiglio di amministrazione. Occorre che il mafioso abbia la governance, abbia la vera signoria su quel consiglio di amministrazione e dunque sia in grado di condizionarne la vita sociale e ogni determinazione. Laddove invece non si raggiunga questa prova, che oggettivamente facile non è, allora si potrà ammettere soltanto un intervento di confisca sulle quote riferibili ai soggetti presenti nel consiglio di amministrazione e riconducibili al mafioso, non potendosi escludere, si dice, un'ipotesi di amministrazione giudiziaria dei beni con la società che comunque agevola la condotta della mafia. Ma, come dicevo leggendo l'articolo 24, viene in luce anche la sproporzione. La sproporzione viene rapportata a quella intercorrente con il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, ovvero all'attività economica esercitata. E qui, sin dai tempi del 12 sexies, si è aperto un lungo dibattito. Perché questi due diversi parametri? Perché esistono settori economici, come quelli in ipotesi agricoli, in cui abbiamo una imposizione fiscale agevolata. Quindi il legislatore si è creato un paracadute per l'intervento in quel tipo di fenomenologia. Ebbene, si richiede allora una sproporzione, alcune regole di giudizio, di condotta. La sproporzione deve intercorrere valutando il valore del bene all'epoca dell'acquisto. E quando il raffronto viene fatto al reddito dichiarato, il reddito è quello valutato al netto dell'imposizione fiscale, non certamente all'ordo. Da quel reddito vanno detratte le spese sostenute per il sostentamento del nucleo familiare, calcolate secondo indici Istat, nonché tutte quante le altre spese sostenute di cui vi sia prova dell'essere state effettivamente sostenute. Quando invece ci imbattiamo in immobili, è buona regola per il giudice valutare il valore del bene non già attenendosi al valore dichiarato, perché in genere non corrisponde mai al vero, ma avere come riferimento il valore medio del bene, se del caso corretto mediante appositi indici Istat, in appositi coefficienti, mi correggo. Inoltre vengono in luce altri due fenomeni. Il Presidente ha fatto giustamente riferimento all'evasione fiscale, ma viene in luce anche il fenomeno delle vincite al lotto, del superenalotto, a Totocalcio quando insomma andava in auge, che possono condizionare questa decisione. Quanto all'evasione fiscale, l'impostazione tradizionale è quella di ritenere che l'evasione fiscale, se dichiarata, se asserita, è certamente indefinita e indefinibile nel quantum. Io potrei dire di aver evaso qualunque cifra, come lo dimostro, e quindi basterebbe già questo per non ritenere adeguata a provare il contrario quell'asserzione. Ma c'è anche un altro aspetto. Se parlo di evasione fiscale, io ammetto, sia pure nei limiti del decreto 64 del 2000, un reato. Per cui non può ritenersi ammissibile un sistema fondato sullo Stato, in uno Stato di diritto, che si giustifichi un reato mediante la commissione di un altro reato. Quindi non c'è spazio, secondo l'impostazione tradizionale, contraddetta tra le pronunce a sezioni semplici, per l'evasione fiscale. Del pari, per quello che riguarda il superenalotto, vincite all'otto e simili, devo dire che specie da noi nel profondo sud si assiste
a questo tipo di allegazioni, cioè si dimostra tanto nel 12 sexies quanto nei sequestri finalizzati alla confisca antimafia a produzioni di matrici di vincita al Superenalotto, Lotto, Totocalcio, ripetute nel tempo da parte di soggetti puntualmente pregiudicati e puntualmente molto fortunati. La Cassazione è intervenuta sul punto e ha affermato che le matrici di giocata sono una sorta di, virgolette, titolo al portatore, sono prova del fatto storico della vincita, non già della riferibilità della vincita e dunque della riscossione al soggetto che le produce. Ciò tanto più in realtà contaminate come quelle purtroppo dell'Italia meridionale, in cui è diffusa la prassi da parte delle consorterie malavitose di avvicinare, talvolta anche minacciare, le ricevitorie per farsi consegnare matrici e liquidare brevi manu vincite di valore medio-basso ma ripetute. E d'altra parte, dice la Cassazione, ciò tanto più quando poi le vincite sono tutte ravvicinate nel tempo, tutti fattori sintomatici di una sicura non attendibilità di questo capitolo di prova. E così liquidiamo la tematica dell'evasione fiscale ed entriamo nell'altro standard probatorio, quello dell'essere il bene frutto o reimpiego dell'illecito. Immagino di parlare a una platea di penalisti. Quando noi parliamo di frutto o reimpiego, non facciamo altro che utilizzare una perifrasi di un reato che fa subito scattare le antennine dell'antimafia. Parliamo di riciclaggio, evidentemente. Ebbene, pensiamoci bene. Prima io parlavo di sproporzione, ora parlo di riciclaggio. Sproporzione e riciclaggio sono due fenomeni, entrambi diciamo da perseguire, che attengono a due momenti diversi della vita d'impresa. La sproporzione ci può essere all'inizio. Il riciclaggio si ha in un secondo momento, quando l'impresa è evoluta, quando l'impresa è affermata, quando l'impresa in una realtà ricca come quella dell'Emilia, in cui io ho il piacere di trovarmi, è in grado di incamerare capitali e ripulire ciò che è contaminato per farlo rendere lecito, farlo apparire lecito. E allora viene in luce il fenomeno della cosiddetta impresa mafiosa, dove per impresa mafiosa la dottrina ha elaborato una valanga di definizioni ed ipotesi. Si è parlato di impresa gestita al mafioso, di impresa o società riferibile alla cellula mafiosa, alla consorteria, alla cosca. Si è parlato, la dottrina più recente parla anche di impresa a partecipazione mafiosa, ma ai nostri fini rileva un diverso fenomeno, quello cioè del rapporto tra imprenditore, titolare dell'impresa, che poi è spesso una società di capitali, e mafia, nel senso che abbiamo due tipologie. Una è quella dell'imprenditore succube. L'imprenditore succube è colui il quale subisce le regole della mafia, subisce il pizzo, lo paga per poter lavorare. La Cassazione, riassumando un altro reparto di archeologia della dottrina, ha ritenuto che in questi casi siamo di fronte a una condotta inesigibile, non si può pretendere differente comportamento. Eppure, professore, i classici del diritto penale ci insegnano che la dottrina contestava l'inesigibilità. Evidentemente in questa materia è stata riesumata a dovere, perché non si può imporre un diverso atteggiamento all'imprenditore che opera in quella realtà e subisce il peso ambientale della mafia. Ma diverso è il problema dell'imprenditore colluso. È colluso l'imprenditore che scende a patti con la mafia. È colluso l'imprenditore che offre buste d'appoggio alla mafia. È colluso l'imprenditore che sfrutta il metodo mafioso. È colluso colui il quale fornisce servizi di guardiania, lavori di guardiania ad adepti del clan, per dare un lavoro di facciata e magari indurre in tentazione e in errore il tribunale di sorveglianza o il tribunale della libertà, laddove ci si occupi dei benefici da concedere a chi già lavora. E tuttavia, diciamo, in cambio, questo imprenditore colluso subisce i vantaggi conseguenziali, sbaraglia la concorrenza in sede di evidenza pubblica e spesso nei rapporti con i propri dipendenti non rispetta fino in fondo le norme del diritto sindacale. Ebbene, in tutti quanti questi casi parliamo di impresa mafiosa nel nostro senso. È tale l'impresa gestita dall'imprenditore colluso,
quell'impresa che si connota per avere oggetto lecito, capitale in genere lecito, ma anche per utilizzare il metodo mafioso, cioè l'imprenditore persegue il proprio fine di lucro utilizzando i profitti, i proventi di delitti altrui. Ed in questi casi l'intervento ablativo totalitario si impone. Si impone purché vengano fuori dagli elementi in grado dell'autorità giudiziaria dati idonei ad affermare la mafiosità dell'impresa. E quindi, ancora una volta, dichiarazioni di pentiti, intercettazioni, rapporti di PG sulle frequentazioni dell'imprenditore con esponenti di una cosca. Ma dice la Cassazione, ci sono anche altri indici sintomatici di mafiosità per l'impresa. Si pensi al caso dell'impresa, della società che abbia capitali eccessivi rispetto alle disponibilità dei propri soci, o a fenomeni di imprese e società che compaiono e scompaiono e poi si riaffacciano, ovvero quelle che deliberano aumenti di capitali puntualmente in vista di gare di evidenza pubblica, o ancora a quelle realtà in cui in odore di bancarotta fallimentare, o ancora a quelle società gestite senza rispettare la normativa civilistica in materia di tenute delle scritture contabili e di veridicità di quelle scritture contabili. Nel momento in cui si sia raggiunta la prova su tutti questi requisiti, così come li ho enucleati, allora sarà possibile la confisca totalitaria della società. E questo a prescindere da qualunque prova contraria in ordine alla proporzione o alla provenienza lecita del bene, perché il bene evidentemente è immesso in un contesto contaminato ab imis e non c'è prova contraria che tenga. Ma con riferimento al fenomeno del frutto e reimpiego, la Cassazione si è occupata anche di un altro aspetto, quello cioè dell'incremento di valore del bene derivante dalla immissione di capitali contaminati. Ecco, io vengo dalla Puglia, si pensi al caso del Trullo che diventi villa con piscina grazie all'immissione di capitali contaminati. Ebbene, in questi casi la Cassazione ha riesumato canoni romanistici, ha fatto riferimento al principio dei miglioramenti, alle addizioni, e ha detto compete al giudice valutare la quota ideale discendente da questo incremento patrimoniale contaminato. Facile a dirsi, ma quasi impossibile a farsi, perché si pensi a una realtà tutt'altro che fantasiosa, magari in una villa composta da vialetto e immobile, scoprire che il vialetto è lecito e l'immobile invece è contaminato o viceversa. Vi voglio a distinguere e vorrei capire chi mai acquisterà quel bene nel tentativo, diciamo, di risanarlo. L'errore nasce da una impostazione dogmatica non condivisibile, purtroppo, con tutto il rispetto per i classici del diritto romano, forse non sono quelli i parametri cui attingere in materia di contrasto alla criminalità organizzata. Ma d'altra parte, cito un esempio, a me è capitato, che è rimasto impresso, ero nella sezione di misure di prevenzione, ero giudice relatore, mi capita un procedimento contro un clan, viene in luce un'autorimessa, un garage che ho scoperto in quella circostanza rendono molto bene. Ebbene, si scopre che i soci erano due, il marito mafioso e la moglie. Il tribunale in primo grado ritiene gli standard probatori soddisfatti ed emana un decreto di confisca totalitario per l'intera impresa, per l'intero compendio venuto così in luce. La Corte d'Appello fa giustizia, ritiene che in realtà soltanto parte delle quote fossero contaminate, mentre l'altra metà non lo fosse, e si assiste a questo fenomeno un po' surreale di un'autorimessa restituita soltanto per metà alla moglie, ma le quote del marito erano ancora, diciamo, confiscate. Sta di fatto che il marito non ne può più, si reca a mano armata allo studio legale dell'amministratore giudiziario, un avvocato civilista, persona per bene, lo minaccia e alla fine ce lo troviamo davanti al Tribunale della Libertà perché arrestato per sequestro di persona, lesioni e altri reati satellite. Questa è la conseguenza dell'operare secondo parametri prettamente civilistici. Bene, provo ad avviarmi alla conclusione, non so, sono 5.25, devo stringere, forse sul 12 sexies non potrò soffermarmi. Ultima patologia, diciamo, legata agli standard probatori ed impresa. Il fenomeno della contiguità mafiosa d'impresa o della cosiddetta amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche.
Si tratta di una procedura faraginosa, non lo dico io, ma lo dice con l'autorevolezza che lo contraddistingue Giovanni Fiandaca. Faraginosa perché? Perché questa normativa fu introdotta nel 92 e riguarda la condotta agevolatoria dell'impresa rispetto alla mafia. Nel nostro schema ideale, qui abbiamo un'impresa che ha, che poi è società di capitali sempre, ha un oggetto lecito, un capitale lecito, ma non sfrutta il metodo mafioso, a differenza dell'impresa mafiosa. Si limita ad agevolare la consorteria, avendo ovviamente un tornaconto. Il caso di scuola che si fa in questa ipotesi è quello della moglie del mafioso che riceva in eredità per linea paterna un'impresa lecita, che ovviamente non esiterà a mettere a disposizione dell'attività ordinaria del marito. In questo senso si parla di condotta agevolatoria. Ebbene, la procedura faraginosa di cui dicevo prevede che nel caso di imprenditori che siano succubi della mafia, subiscano il metodo, ovvero pongano in essere condotte agevolatorie di soggetti incriminati per i delitti di cui al 51,3 bis del codice di procedura penale, quello che radica la competenza dell'antimafia, ovvero soggetti anche solo proposti o sottoposti alle misure di prevenzione personali, sorveglianza speciale DPS, ebbene nei confronti di questi, laddove agevolino quegli elementi, laddove emergano sufficienti elementi per ritenere che ci sia questa condotta agevolatoria, è possibile attivare una sospensione temporanea o amministrazione giudiziaria dei beni che proseguirà nelle varie fasi con il sequestro e la confisca laddove si raggiunga la prova della provenienza illecita del bene. Ci sono poi varianti sul tema, ma non mi dilungo, e questo è lo schema tipico. Ebbene, qui ci si è interrogati sulla portata di questa condotta agevolatoria. In cosa consiste il contributo agevolatore? Dottrina Nanula, prima tesi. Si è detto, è tale qualunque contributo suscettibile di valutazione economica e in grado di apportare utilità economica. Così, dilatando le maglie dell'interpretazione, diventa tale anche l'ipotesi del mafioso che si limiti a percepire i dividendi sugli utili della SPA di cui sia azionista, nella assoluta inconsapevolezza degli altri soci. Perché colpire allora l'intera società se soltanto una è la mela marcia e soltanto questa andrebbe colpito? La Cassazione, sentenza Galuppo, prende atto di questa situazione e denuncia nel 99 il principio della oggettiva commistione di interessi. Vi è contributo agevolatore solo dove vi sia oggettiva commistione di interessi. Impresa a servizio della mafia, mafia che si incunea dall'impresa. Dice in quella sentenza la Cassazione, per questa via si impedisce alla mafia di immettersi in tessuti economici sani e si impedisce a sua volta all'imprenditore di godere del frutto di quella commistione e dunque dei beni, da cui l'intervento ablativo sui beni mediante amministrazione prima, sequestro e confisca poi. Ebbene, ritengo di chiudere, quindi rinvio al mio elaborato per quello che riguarda i rapporti sul 12 sexes, perché sto parlando da più di un'ora, diciamo questo, valutando de iure condito la normativa prevenzionale. Ho parlato di norma reattiva, di normativa dell'emergenza. Gli interventi che dal 2008 si sono succeduti forse presentano il limite di aver creato una sorta di fritto misto, di contenitore eterogeneo di istituti. Ricordo di aver partecipato qualche anno fa a un corso del CSM di carattere internazionale in cui si parlava di questi interventi ablativi ed altri, si parlava di confisca di prevenzione, confisca allargata, confisca per equivalente, sequestro probatorio, sequestro preventivo, sequestro conservativo e così via di seguito. E la collega diceva, ma io sto impazzendo, quanti sequestri avete in Italia? Oggettivamente fu difficile darle una risposta adeguata. Ora, forse l'occasione era propizia, al di là di decreti legge emessi sull'onda emotiva e di decreti legislativi meramente recettizi a cui si dà la veste del codice antimafia, forse l'occasione era propizia per dar vita a un intervento normativo idoneo a razionalizzare
la materia degli interventi ablativi. Ciò anche perché è evidente che questo sistema di sequestro confisca di prevenzione collide con valori costituzionali di importanza vitale. Li ho già citati, articolo 25, 27,2, 41, 42, 111 della Carta Costituzionale. E questo sistema prevenzionale ha mandato in crisi la stessa CEDU. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, infatti, ha salvato con non poche perplessità, sentenza Raimondo, il sistema italiano, dicendo che si può ammettere, nella misura in cui sia previsto per legge, e ci mancherebbe, chioserei, sia finalizzato a un obiettivo lecito, proporzionato allo scopo e assistito dalle garanzie giurisdizionali. Ebbene, la verità è che il sistema introdotto dal legislatore del 2008 e recepito nel decreto del 2011 è un sistema energico, è un sistema reattivo e quindi sorgono serie responsabilità in capo all'interprete, in capo all'operatore del diritto, in capo al giudice, a mio modestissimo e sommesso avviso, chiamato a una lettura, a una interpretazione delle norme il più possibile costituzionalmente orientata. Questo per evitare che sull'altare dell'efficienza e celerità della iniziativa pubblica di contrasto patrimoniale alla mafia vengano salvaguardati, vengano lesi in maniera irreversibile i diritti e le garanzie fondamentali sanciti nella Carta Costituzionale. Grazie. Molte grazie, dottora Battista, che ha dimostrato, devo dire, di essere sicuramente uno specialista di questa materia, illustrandoci a braccio tutti una serie di istituti e giurisprudenza e problematiche applicative di grande rilevanza. Io devo dire che sono già le 17.30, non abbiamo... non faremo un intervallo perché non ci sarebbe tempo e abbiamo ancora un intervento che è quello dell'avvocato Brezzi, anche se sarà più breve, suppongo, ecco. Per cui però non vorrei adesso dare luogo ad ulteriori riflessioni e commenti che lascerei alla fine, e per cui mi trattengo e darei subito la parola all'avvocato Brezzi. Grazie. Salve, buonasera. E dovevo essere dalla vostra parte, l'aveva detto l'avvocato Sivelli, mi sono offerto di sostituire un relatore che sarebbe stato senza dubbio meglio di me nel dare un contributo. E comunque tuttavia ci provo, e soprattutto dopo l'intervento del dottor Battista, che mi è sembrato del presidente Caruso, insomma, voglio dire, la materia è stata pressoché trattata tutta. E quindi mi limiterò a fare delle riflessioni da avvocato, ma io credo che questo sia un testo unico che pare avere tutte le caratteristiche della normativa emergenziale, tranne uno, che è il fatto di non essere stato compiuto in fretta. Quindi è un testo senza dubbio meditato e che risente di tutta una serie di verifiche da parte della Corte Costituzionale, questo non dobbiamo dimenticarlo. È un problema molto serio quello delle misure di prevenzione all'interno del nostro ordinamento. Pare essere una situazione del tutto scollegata, a volte poi dopo non lo è, per poi dopo tornarlo ad essere. E quindi i problemi dei conflitti con l'ordinamento giurisdizionale sono problemi che sono stati sviluppati nel corso di ormai 20 anni. 20 anni in cui la Consulta si è tutte le volte espressa rigettando tutte le questioni di costituzionalità che sono state proposte per stridore e contrasto con le norme che sono state citate dal dottor Battista, tranne una che è appunto quella che è stata ricordata, se non ricordo male, dal Presidente, che riguarda la vicenda relativa alla pubblica udienza. Una vicenda che viene però a mutare anche l'orientamento del legislatore, che prevede la possibilità su richiesta che l'udienza sia pubblica in funzione proprio di un intervento della Corte Europea. Quasi che la pubblica udienza fosse
in qualche modo la situazione da porre in bilanciamento a tutta una serie di vicende invece che col contraddittorio non hanno assolutamente alcuna parentela, perché questo, a mio parere, se ammesso, è il problema principale. Ma perché? È un falso problema. La pubblica udienza non è l'udienza dibattimentale, per cui l'indicazione di mezzi di prova o di testi o l'espressione viva del contraddittorio che avviene in dibattimento non è assolutamente trasponibile in quella procedura, nella procedura di prevenzione. È una scelta del proposto, ma è una scelta che è in qualche modo soltanto finalizzata a evitare che un provvedimento che incide sulla base di sufficienti indizi sulla libertà, perché no, e soprattutto sul patrimonio del soggetto, sia preso senza che nessuno assista. Dopodiché i poteri istruttori appartengono al tribunale, quindi possono essere suggeriti dalla difesa. Però abbiamo anche sentito di compressioni mostruose all'esercizio della difesa, perché vedete, all'interno di questa struttura particolare, al di là degli indizi sufficienti che appartengono a una categoria a noi penalisti ignota, perché conoscevamo gli indizi gravi, precisi, univoci, concordanti, conoscevamo il meccanismo della gravità indiziaria, della cautela, ma la sufficienza degli indizi era un concetto che nel codice di procedura penale vigente non rinvenivamo. Sufficienza degli indizi è un concetto molto astratto, cioè ci entra praticamente tutto. Ed è un po' l'aspetto del precrimine, il solo sospetto. Adesso non so se qualcuno di voi ha visto il film Minority Report con Tom Cruise, un film che è stato importante anche per lo studio da parte di penalisti, cioè si trattava di un personaggio che viveva nel 2054, se non ricordo male, che faceva parte dell'anticrimine, e il diritto penale era un diritto penale preventivo, cioè si arrivava a comminare una pena sulla base di una probabilità, sulla base di poteri precognitivi di alcuni soggetti che avevano queste capacità particolari e che venivano amplificate attraverso tutta una serie di strutture e che in qualche modo anticipavano con delle visioni l'accadimento di un crimine. È un po' lo stesso tema, con una differenza, che quella prospettazione futuristica e fantascientifica è basata ed è strutturata su un rapporto di minoranza e su un rapporto di maggioranza. Cioè questi tre personaggi che venivano in qualche modo ad anticipare quello che sarebbe successo, lo facevano sulla base di una situazione probabilistica che era praticamente quasi vicina al 90%. E c'era un rapporto di minoranza che andava verificato e faceva parte degli incartamenti. Però la pena interveniva senza neanche un processo, perché il delitto l'avevano visto. Non è che la situazione sia tanto distante qui, anzi forse è un po' peggio, perché quando parliamo di misure patrimoniali e pensiamo che addirittura ci sia assoluta disconnessione, non ci sia ancoramento, ancoraggio alla misura personale, e parliamo di un'azione in rem, giustamente così denominata dal dottor Battista, che si verifica solo ed esclusivamente perché quella cosa pare essere imbrattata dal problema dell'associazione mafiosa. E nel momento in cui questi sono i presupposti, i momenti reattivi della difesa sono assolutamente inconsistenti. 10 giorni per poter istruire la causa e per poter chiamare un consulente tecnico, con un meccanismo che in realtà diventa una vera e propria inversione dell'onere della prova, che niente a che vedere con il meccanismo penale che noi conosciamo. E voglio dire, quali sono le ragioni di questa situazione? L'ha detto il Presidente Caruso e poi l'ha ribadito il Dottor Battista che mi hanno preceduto. È chiaro che, con questo rispondo anche al quesito
che si è fatto il dottor Caruso e che ci ha fatto. È chiaro che il problema principale è l'associazione di stampo mafioso e il criterio è di stampo emergenziale. E io credo che qui si sia fatta la guerra con ogni mezzo. Vi invito a riflettere su alcune situazioni che vanno forse anche al di là di quelle che ci sono state in modo assolutamente esaustivo spiegate dai precedenti relatori. Pensate che a questo sistema sono legate eccezioni al nostro sistema processuale penale come il fermo, come le intercettazioni telefoniche. Procuratore della Repubblica, secondo l'articolo 78 del testo, del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni, conversazioni telefoniche o telegrafiche, e quelle indicate all'articolo 623 bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione continuino a porre in essere attività comportamenti analoghi. Ecco, cioè non è che si tratta di andare a controllare il soggetto che è stato proposto per la misura di prevenzione e che l'ha anche subita la misura di prevenzione. È chiaro che questo è un meccanismo di controllo ulteriore ed è la possibilità di andare ad effettuare un controllo al di là dei crismi stabiliti dal codice di procedura penale. Un meccanismo captativo anche per chi in qualche modo costui inconsapevole contatterà, per verificare chi ha intorno. Lo stesso meccanismo è assolutamente ripreso dalle indagini patrimoniali che colui che ha subito la misura di prevenzione subisce, sia che sia personale, sia che sia patrimoniale. In quel momento la Guardia di Finanza ha il dovere di fare davvero uno screening completo, il che non significa trattare diversamente chi è sottoposto a misura di prevenzione, ma avere un'indicazione precisa da cui puoi effettuare ulteriori sviluppi e quindi verificare le interessenze. Il tutto ovviamente con una semplificazione. Abbiamo l'individuazione e sappiamo che da lì possono nascere notizie. Il fermo di indiziato di delitto nei confronti dei soggetti di cui articolo 4, il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice. Ecco che è normale che a un fenomeno di emergenza e di assoluta gravità, come quello che stiamo anche in qualche modo verificando in Emilia, cioè l'infiltrazione di organizzazioni mafiose che hanno nel proprio scopo, quando si tratta di ingredire all'interno del nostro territorio, quello più alto dell'associazione, cioè quello di reimpiegare dei mezzi illeciti, il frutto dell'illecito in situazioni che invece apparentemente sono lecite, quindi di riciclare, di nascondersi, di fare affari all'interno del nostro territorio. E non possiamo negare che strumenti del genere abbiano ragione d'esistere, è il fine che giustifica i mezzi. Il concetto di sicurezza ha le radici in ogni forma di convivenza sociale. Noi abbiamo costituito un gruppo, all'interno del nostro gruppo si costituiscono altri gruppi ed è questa la ragione, forse il minimo comune denominatore di questa legge, perché se andiamo a guardare i destinatari tipici della misura di prevenzione, troviamo chi potrebbe ricostituire il partito fascista, troviamo coloro che si apprestano a commettere reati eversivi, troviamo coloro che si associano al fine di spacciare stupefacenti e troviamo coloro che sono associati con
per essere dei mafiosi. Si tratta di una stigmatizzazione che non è frutto diretto della legge né delle misure prese dall'autorità, è soltanto il risultato di un atteggiamento della società verso coloro che si trovano in una situazione diversa e che non è gradita. E se abbiamo riguardo alla Corte Costituzionale e anche alle verifiche da parte della CEDU di situazioni che stridono completamente con alcuni principi a noi cari, troviamo però che tutte le volte si siano trovati i varchi per poter legittimare situazioni come quella che abbiamo sentito essere ricorrente in tutte le espressioni normative della misura di prevenzione. È tutto in funzione della sicurezza pubblica. Anche lo stesso ordinamento europeo, le convenzioni internazionali, quella di salvaguardia dei diritti dell'uomo. È tipicamente garantista, però contiene dei riferimenti alle limitazioni che possono essere apportate alla libertà di pensiero, di espressione, di religione, quando queste vanno a confliggere con la sicurezza pubblica. Ed è questo l'impianto e la base su cui si appoggia questa struttura normativa che, a mio modo di vedere, è assolutamente disancorata dal sistema giurisdizionale, è assolutamente in conflitto con i principi del giusto processo, e non è vero che è disancorata dal sistema penale, perché lo è ancorata al sistema penale quando in qualche modo ciò fa comodo, nel senso che nel momento in cui bisogna estrarre indizi di pericolosità sociale, come che si fa riferimento ai provvedimenti penali, anzi li si richiama, li si verifica anche solo sotto il profilo di una motivazione, di un dispositivo. Poi quando invece questi elementi su cui magari ci si vuole fondare per andare a dire che non ci sono i presupposti per l'adozione della misura, allora si può comunque farne a meno, nel senso che i sufficienti indizi che riguardano l'appartenenza di un bene bastano e avanzano per andarlo a colpire con una misura ablativa. E di recente l'unico elemento che poi è stato addirittura messo in discussione, lo ha ricordato prima il dottor Battista, è proprio quello che arriva a far sì che la confisca che segue il sequestro debba rispondere a dei criteri più seri rispetto ai famosi sufficienti indizi. Beh, l'avvocatura che io qui localmente rappresento, cioè la Camera Penale, già da tempo, dal 2008, quando comunque già si arrivava a pensare che l'actio in rem sarebbe stata svincolata da qualsiasi altra situazione, anche tra quelle che riguardano l'adozione o meno di misure personali, era assolutamente contraria. E Dominioni disse testualmente: per noi merita ferma opposizione l'introduzione del principio secondo il quale le misure di prevenzione di carattere patrimoniale possono essere adottate prescindendo da qualsivoglia pericolosità sociale del soggetto che vi è sottoposto. Simili previsioni sono destinate a destabilizzare il sistema della prevenzione penale, inammissibilmente disancorandolo dalle garanzie proprie della giurisdizione per trasformarlo in uno strumento di repressione in natura puramente amministrativa. Ecco che personalmente io non sono in disaccordo sull'idea e sul modo di affrontare il tema, né su quelli che sono gli obiettivi, perché non lo posso essere da cittadino prima ancora che da avvocato, perché il problema c'è e va affrontato. Non sono d'accordo sul modo e sulla compressione agli esercizi della difesa e alle garanzie. Non sono d'accordo sul fatto che questo sia un sistema disancorato da un altro sistema, quello più importante, che è giurisdizionale e da cui poi comunque prende la fonte e da cui, presso cui si abbevera. Allora,
per venire a quelle che sono le realtà locali. Noi abbiamo una esperienza molto recente e scarna rispetto alla vostra, e lo dico da avvocato che forse se ne è occupato di più in questi ultimi tempi, perché ci sono stati parecchi procedimenti che magari prima di questo periodo non sarebbero stati neppure attenzionati dalla DDA e che poi invece alla fine, perché collegati con altre vicende, quindi sulla base di indagini collegate con altre questioni che non riposavano sul nostro territorio, invece lo sono diventati e come di attenzione della DDA. E parlavamo dell'articolo 7, uno di questi che fece scalpore sui giornali perché gli arresti furono effettuati con gli elicotteri, per noi è una cosa nuova, e vede tutta una serie di estorsioni dove viene contestato l'articolo 7. Attenzione, nel mio caso, cioè il caso del mio assistito, l'articolo 7 è contestato sotto forma delle modalità operative. Mi manda picone, tanto per intenderci. E c'è l'estorsione, anzi addirittura lì si parla di lesioni. E a proposito del bullo, di cui parlavamo prima, adesso io non voglio così difenderlo anche in questa sede, quel signore, di cui ovviamente non farò il nome, però ecco, questo a me sembrava essere un bullo. A distanza di un anno da cui ha avuto la scarcerazione con un giudizio di non pericolosità sociale, espresso dalla magistratura che si occupava delle prime cure dell'emergenza, che dice espressamente non è pericoloso socialmente, quindi può uscire. Siccome tutti coloro che hanno fatto parte del procedimento sono stati proposti per la misura di prevenzione, a ciclo stile gliene è arrivata una anche a lui. Dove dico a ciclo stile, dove si diceva che aveva dei beni patrimoniali e dove la richiesta era la richiesta di ablazione di beni patrimoniali, dicendo che questo bene non se lo poteva permettere, non era intestatario di alcun bene. Quindi è stato sottoposto alla misura personale, che sono poi 3 anni con l'obbligo di soggiorno, misure accessorie di cui non abbiamo parlato, parlato poco, ma che sono assolutamente infernali sotto il profilo così della sopportazione, perché è davvero un controllo, e se si violano ci sono le sanzioni penali altrettanto importanti, ecco, perché anche questo aspetto bisogna che lo conosciamo. Io devo dire che non sono d'accordo appunto con il metodo, perché vorrei che questo tipo di situazioni fossero trattate in modo diverso e con un criterio diverso rispetto ai fini, alle finalità di cui abbiamo sentito parlare. E credo anche che questo sia uno strumento, mi perdonerà il dottor Caruso, che offre dei mezzi, ma non offre i mezzi perché poi alla fine la magistratura debba prendere questi mezzi sotto forma di missione. Offre i mezzi e poi ci vuole la magistratura che verifica se l'adozione di questi mezzi è un'adozione corretta. Perché il problema è proprio questo, che si è arrivati a una situazione penale amministrativa, ma più amministrativa che penale, attraverso questo disancoramento, tale per cui la regina della vicenda è la discrezionalità, come succede in amministrativo. Ed è un potere importantissimo e delicatissimo, perché si incide davvero sulla libertà delle persone, oltre che sui beni delle persone. E provate a pensare l'avvocatura come può reagire a situazioni di questo tipo, allorché poi deve munirsi di prove a prova di bomba, di prove certe del fatto che quegli indizi non siano sufficienti. Cioè, a fronte di un sospetto bisogna andare a dimostrare che non è vero quel sospetto.
in un processo che poi alla fine diventa tale, che si svolge o in camera di consiglio oppure in udienza pubblica, soltanto perché della udienza pubblica prenderà il nome. Quindi l'auspicio è che ovviamente questi mezzi importanti, invasivi, vadano a colpire davvero quegli aspetti che sono stati assolutamente individuati dal legislatore, e i soggetti che davvero sono e debbono rimanere i destinatari di situazioni di questo tipo, e che ci sia il miglior governo di queste armi, che sono armi devastanti e prive, secondo me, di aspetti di garanzia e del giusto processo. Io ho finito qua. Ecco, grazie molte anche all'Avvocato Brezica per questo spaccato di vita giudiziaria anche, che rende con grande vivacità, devo dire, il senso quotidiano poi dell'applicazione di queste misure. E questo al di là di ogni valutazione nel merito, ma certo per la, ecco, per la rappresentazione dei fatti. Io volevo, prima di sentire se ci sono, spero, degli interventi, chiedere solo una cosa, forse al dottor Battista o anche al dottor Caruso, in relazione proprio al discorso che è molto importante, che è stato sottolineato da entrambi i relatori, relativo all'attualità o meno della valutazione della pericolosità in relazione alle misure patrimoniali. Nel senso che vorrei capire meglio, nella loro ricostruzione e anche nella prassi, in quale misura, con riferimento all'articolo 18, quindi del decreto legislativo 159 del 2011, alle criteri di applicazione, là dove si dice che disgiuntamente le misure di prevenzione personale e patrimoniale possono essere richieste e applicate, e questo l'abbiamo compreso, ma in particolare che le misure per le misure patrimoniali indipendente possono essere applicate indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto dalla pericolosità sociale al momento della richiesta della misura di prevenzione. Ecco, si è fatto mi ricollego a quella giurisprudenza del Tribunale di Napoli inaugurata appunto sulla idea di un vaglio incidentale di pericolosità, e volevo proprio qualche chiarimento a questo riguardo. In che misura il vaglio incidentale di pericolosità si innesta, ecco, su questa relazione? Perché si potrebbe dire al momento della richiesta, una richiesta della pericolosità, però doveva esserci in un qualche momento la pericolosità, ci deve essere stata. Volevo soltanto avere un approfondimento a questo riguardo, anche sulla, ecco, anche in relazione poi alle ipotesi di morte, ecco, dei soggetti, ma soprattutto su questa regola che è generale, che è un principio generale di applicazione. No, io la mia lettura penso di averla data. Per me è evidente che non ci possono essere misure di prevenzione patrimoniale sganciate dalla pericolosità. Il problema è, in questo caso, è sganciato dalla pericolosità attuale. E si deve, ma che il patrimonio derivi dalla appartenenza all'associazione mafiosa, mi pare che il sistema normativo lo esiga. Cioè, non posso io sequestrare un patrimonio di un soggetto che non è attualmente pericoloso e che non lo è stato in nessun momento, perché non è mai stato appartenente all'associazione mafiosa. Io dovrò comunque dimostrare che l'origine di quel patrimonio è illecita. È il soggetto che attualmente non è pericoloso, e io non faccio l'azione contro il soggetto, ma la faccio contro il bene in quanto appartenuto, in quanto nella disponibilità di un soggetto che a suo modo, a suo tempo, ha costruito quel patrimonio in quanto soggetto pericoloso, perché appartenente all'associazione. In questo senso credo che il Presidente Venditto avesse individuato il concetto di accertamento incidentale, volesse dire andiamo a vedere la storia criminale di questo soggetto, perché tale deve essere,
e andiamo a vedere in quale momento noi individuiamo il tratto di pericolosità, in quale momento individuiamo il suo contatto con l'organizzazione mafiosa che gli ha consentito, con la militanza nell'associazione o con qualcosa che può essere considerata come vicinanza probatoria all'associazione mafiosa, è stato poi frutto, appunto, ha prodotto il patrimonio contaminato. E per me questa è l'unica, perché è sicuramente poi una facilitazione probatoria, perché certamente è dimostrare che solo ora il soggetto deve essere attualmente pericoloso può essere difficile, si possono creare anche dei conflitti probatori. Certamente io devo, nel momento in cui devo ricostruire l'origine illecita di un patrimonio, devo in qualche modo collegarlo alla pericolosità di questo del proposto nel momento in cui il patrimonio illecito è venuto a crearsi. Il patrimonio che si crea è un patrimonio illecito, non è un patrimonio qualunque, insomma. Ecco, chiedo scusa, volevo solo, perfetto, ho capito perfettamente l'interpretazione, non aggiungo, volevo soltanto ricordare che naturalmente le misure riguardano anche soggetti come per esempio non solo gli istigatori, mandanti dei reati, ma anche i finanziatori, per esempio una figura che non è una figura tipica dell'associato, dell'associazione tipo mafiosa, di quella terroristica sì, ma di quella mafiosa no, che non comprende il finanziatore, salvo che sia un concorrente esterno naturalmente, ecco, per dire, ecco, eccetera, eccetera. Prego. Io sarò telegrafico perché il Presidente Caruso ha colto nel segno la tematica. La norma, per volontà del legislatore che si riaggancia a quelle problematiche segnalate dalla Commissione parlamentare antimafia, richiede, afferma che non occorre che sia attuale la pericolosità del proposto, ma non dice che la pericolosità non debba essere quella tipica. Questo è il presupposto. Il che cosa vuol dire? E questo il Presidente del Collegio del Tribunale di Napoli ha posto in luce, Menditto ha posto in luce. In sostanza occorre, ecco perché il vaglio incidentale, che non vi sia una preventiva pronuncia nei termini formali del decreto di sorveglianza speciale di PS. Ma ciò non toglie che vada valutata la ricorrenza dei presupposti perché si arrivi all'emanazione di quel decreto. In quest'ottica, allora, è possibile ritenere, come dicevo in relazione, applicabile la misura patrimoniale nei confronti del soggetto sottoposto a suo tempo a decreto personale, ma nei cui confronti il decreto non sia più in vigore perché è espiato, c'è un limite, 5 anni, ai decreti di sorveglianza speciale, quindi il soggetto oggi non è più sotto la formale vigenza del decreto, ma è stato pericoloso e lo è stato nelle forme tipiche, al punto da avere derogazione del decreto personale. Ed è il caso, per esempio, lo dicevo in precedenza, del pentito, soggetto che a suo tempo è stato pericoloso, ha accumulato ricchezza contaminata da delitto, oggi non è più pericoloso, ma il patrimonio rimane pericolosissimo, per seguire la sentenza Sezioni Unite Simonelli di cui parlavo in precedenza. È chiaro che, ragionando da puristi del diritto, è un altro discorso quello di vedere quanto poi sia compatibile questo sistema in cui si richiede la pericolosità, anche se non attuale, con quello delle misure di sicurezza. Perché là invece la pericolosità ci deve essere e deve essere anche attuale. Ma questa è una tematica rassegnata forse all'elaborazione della dottrina piuttosto che a quello di questo tipo di giurisprudenza. Grazie. Ci sono, prego, delle domande? Di chiarimenti. Io volevo chiedere al collega la questione dell'amministrazione giudiziaria. Io l'avevo letta questa norma come essenzialmente un modo per più che colpire, tutelare o in qualche misura intervenire in luogo sull'impresa sottoposta a estorsione o a
a pressione mafiosa, cioè uno strumento di salvaguardia in qualche modo dell'imprenditore stesso, che non potendo reagire, non avendo la forza diretta per opporsi all'intimidazione mafiosa, in qualche modo è surrogato nella gestione dell'impresa dall'amministratore giudice. Quindi se il giudice in qualche modo interviene a tutela in quel caso di un'impresa che potrebbe essere magari efficiente, legale e pulita, ma è costretta e è sottoposta alla pressione mafiosa e quindi non riesce a svolgere il suo lavoro in modo legale. Se può essere questa una possibilità. Dunque, l'istituto in sé, io l'ho enunciato perché copre una delle patologie dell'impresa, non ha avuto particolare fortuna nella sua esperienza applicativa dal 92. Scusa, dire, perché questo è un istituto che noi potremmo domani trovarci da queste certo, parti. Certo, noi certo. È il più frequente come presupposti nei esatto. rapporti tra imprenditore e mafia. E tuttavia, dicevo, non ha avuto particolare fortuna, forse perché il sistema è farraginoso, come scrive Giovanni Fiandaca, forse perché necessita di alcune rimodulazioni che però il legislatore del 2011 non ha ritenuto di compiere. La norma nasce con tutti i più nobili propositi di questa terra. Per un verso c'è anche la finalità di tutelare l'impresa, è vero, ma l'applicazione che in concreto se ne è fatta è quella legata all'altra parte della norma, cioè dell'impresa che comporga in essere una condotta agevolatoria rispetto alla realtà mafiosa. In cosa poi consista questa agevolazione è il cuore del problema. Ecco, io porto un esempio legato alla mia realtà a Bari, ultimi tempi di mia permanenza in sezione lo scorso anno. Venne in luce, tramite le dichiarazioni di alcuni pentiti, che una concessionaria di una grossa marca tedesca di Bari avesse rapporti strani, fornisse auto di cortesia o auto chilometro zero a esponenti di un clan. Per altro verso l'imprenditore diceva: sì, ma noi siamo minacciati dagli esponenti del clan, non abbiamo altra via d'uscita. È il caso sintomatico del presupposto di operatività dell'amministrazione. D'altra parte, io ho parlato dell'epilogo peggiore, quello cioè della confisca, ma potrebbe anche darsi che la procedura si blocchi con la mera amministrazione e la restituzione dell'imprenditore del bene tutelato. Però, e qua dobbiamo anche essere concreti e non guardare soltanto al mero profilo astratto giuridico, è successo che in quella realtà barese è andata esattamente così. L'impresa è stata restituita sana all'imprenditore, ma nel frattempo c'era stata la decozione, erano partite istanze di fallimento. Quella concessionaria a Bari oggi non opera più. Mi rendo conto che in una realtà di un certo tipo, in un contesto come il nostro, così attento e sensibile a istanze sociali, sapere che c'è un'impresa sottoposta all'amministrazione giudiziaria per difenderla dall'aggressione mafiosa può muovere in qualche modo a dire: vabbè, aiutiamola, allora compriamo le macchine da questo, insomma, che in qualche misura è stato vessato e ora si difende perché in questo modo. Rispondere di cui ci siamo occupati anche in quel di Reggio, dove si era pentito che fra gli elementi che indicava chiare ipotesi di reato. Tra l'altro c'era anche un caso di corruzione da parte di un pubblico ufficiale. Su quale indagine non sono state svolte? È ammissibile una situazione del genere? Cioè, c'è un'obbligatorietà dell'azione penale, lasciamo alla discrezione della DDA di rinunciare ad indagini per verificare la veridicità, andare a cercare i riscontri di quelle dichiarazioni del pentito, prendiamo la scorciatoia della misura di prevenzione che porta allo stesso risultato. Mm-hmm.
questo è, a mio avviso, inconcepibile, cioè diventa difficile pensare che tutto questo sistema possa col tempo reggere. La sensazione è che la giurisprudenza stia cercando di portare anche i principi del giusto processo all'interno di questo sistema. È inevitabile che si debba arrivare, non so quale sia l'esperienza vostra, è certamente diversa. La mia esperienza molto inferiore ha portato delle conclusioni veramente importanti. Non è una domanda, ma un tema di discussione, forse va approfondito, ma o il magistrato della procura con l'obbligatorietà dell'azione penale scegliere la strada della misura di prevenzione e rinunciare all'indagine penale. È compatibile questo col sistema? Allora, spero di non togliere la parola al Presidente Caruso. Io ovviamente non conosco la realtà che viene esposta in questo intervento, però posso rispondere per quella che è la realtà che io conosco. La verità è che almeno da noi a Sud non è che la Procura rinuncia all'esercizio dell'azione penale, la Procura duplica l'esercizio dell'azione penale. La Procura dà vita a un'azione personale ordinaria con fior di misure cautelari contro clan, perché di questo parliamo, molto spesso anche con 20, 30, 40, 60 indagati, tutti attinti da misura, e in contemporanea fa partire il procedimento satellite legato ai profili patrimoniali, per cui operano entrambe le misure. E dirò di più, molto spesso accade che non c'è solo duplicazione di procedimenti, c'è duplicazione anche di titoli ablativi, perché esiste compatibilità. La procura chiede il 12 sexies e dopo chiede anche l'intervento prevenzionale, atteso che i presupposti non sono esattamente coincidenti. Non tiene uno, non tiene l'altro. Esatto, è proprio così. Un attimo. Sandro, però tu non devi dimenticare, noi ci troviamo di fronte a soggetti che vengono proposti da noi ma che sono indagati per mafia altrove. Cioè l'azione penale per mafia non la fanno a Modena, non la fanno a Reggio Emilia, ma la fanno a Reggio Calabria, a Crotone, eccetera. Ecco, il problema è certo, tu poi hai anche ragione, perché noi stiamo assistendo effettivamente in realtà in cui ci troviamo di fronte a personaggi che non sono di primo piano, non sono di vertice, non sono di alto livello, ce li troviamo con queste caratteristiche sfumate, e perché c'è un'ipotesi che questi personaggi con caratteristiche sfumate siano i rappresentanti in loco dei vertici, delle strutture intermedie, cioè, che siano il trade union. E certamente questo però crea un elemento negativo nella misura in cui si rinuncia a priori per queste categorie si rinuncia al processo per mafia, al processo per 416 bis, e si va direttamente alla misura patrimoniale. Perché non sono personaggi pericolosi, tra virgolette, dal punto di vista della mafiosità, sono pericolosi dal punto di vista del reinvestimento, e della penetrazione. Certo. Va bene. Certo. Quando non funziona il penale c'è la misura di prevenzione, questo è il problema, è sostitutiva della prova. No, però è anche vero che a forza di tagliar corto sugli standard probatori poi in realtà non si afferri niente, non si prende nel 416. Grazie molte, allora a tutti quanti, buonasera.